siamo, ragazzi. Momento della nostra crime night. Allora, oggi trattiamo il caso di Avetrana. Allora, io mi sono stampato, ho trovato questo sito dove spiegava proprio per filo e per segno un po' anche tutto, diciamo, l'ordine cronologico degli avvenimenti. Ovviamente non sarò qua a leggerveli tutti, entrare nel dettaglio perché lo vedremo nel documentario. Però appunto un po' il contesto ve lo devo dare. Oddio, stavo quasi rottando. Sam, tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare. Anzi, grazie che sei stato qui da mezzogiorno insieme con noi tutto il giorno. Ti ringraziamo noi a te, grazie mille davvero. Cioè, no, vai a riposarti, buonanotte. Ciao Sam, grazie. Allora, ragazzi, siamo nel 2010, quindi sono passati ben 13 13 anni. anni già. Cioè, 13 anni. Io mi ricordo molto bene il caso, beh, un po' per la risonanza mediatica che ha avuto e un po' perché all'epoca dei fatti, comunque 13 anni fa avevamo 16 anni e Sara Scazzi, la vittima del caso, aveva 15 anni, quindi mi sentivo anche molto vicina alla storia perché appunto era scomparsa questa ragazza che aveva la mia età, no? E allora, questo caso poi diciamo che ha avuto anche dei colpevoli, ha avuto la sua giustizia legislativa, ma in realtà ancora non è molto chiaro. Cioè, è sempre stato un caso in cui sono rimaste moltissime ombre sopra, cioè proprio tante, tanti punti non chiari, veramente a causa anche di varie testimonianze, poi depistaggi, poi ritrattavano le testimonianze. Insomma, ragazzi, è stato veramente un gran casino questo caso. Sì, beh, a parte Misseri che ha fatto 65 cambi di testimonianze, di Sì, esatto. dichiarazioni al Allora, tribunale. quello di Sara Scazzi, il delitto di Sara Scazzi è avvenuto, cioè scusa, la storia inizia il 26 agosto 2010, che poi è proprio quando è stata uccisa, si scoprirà poi dopo che l'omicidio è avvenuto proprio il giorno della sua scomparsa. È molto particolare la storia, se non unica, perché è un assassinio innanzitutto di una giovanissima ragazza, è avvenuto in un contesto familiare. Quindi proprio in famiglia da parte di alcuni suoi familiari. E poi appunto ci sono stati questi strascichi, abusi mediatici, indagini, rinvenimento del corpo molto dopo, arresti quasi in diretta TV. Comunque c'è stata molto spettacolarizzazione del dolore, che è una cosa sempre brutta. E come Daryl forse anticipava prima, anche questi viaggi macabri sui luoghi della vicenda e quindi questo turismo Sì, dell'orrore dove... che ha coinvolto anche Avetrana, che è il luogo dove è cominciata questa storia, dove è avvenuta. Quindi vi racconto la giornata, il contesto. È il 26 agosto del 2010, quindi siamo in piena torrida estate. Ad Avetrana fa caldo, Avetrana si trova in Puglia. Puglia. Quindi veramente caldo, fa molto caldo. Troviamo Sara Scazzi, una giovane adolescente di 15 anni che esce di casa intorno alle 14:30. Alla madre dirà che sta andando dalla cugina Sabrina, che è altro Quindi teniamo protagonista in mente tutti i fondamentale. nomi dei protagonisti di Cringe questa totale! situazione. Grazie Grazie Mary per il Mary! Prime. Grazie mille! Sì. Senti, sì. Esatto, Mirko. Esattamente. Grazie Mary, grazie mille. Alle 14:30 Sara esce di casa. Vuole raggiungere la casa di Sabrina, di sua cugina, che abita poco distante, quindi insomma, immaginatevi il paesino, lei prende e va a piedi. Per recarsi poi con lei e una terza ragazza, amica di Sabrina, al mare, quindi dovevano trascorrere Sì. poi il pomeriggio insieme al mare. Passano però le ore, Sara fa tardi e non torna. Naturalmente la madre inizia a preoccuparsi, inizia a chiamare al telefono, nessuno risponde, scatta l'allarme. Partono le indagini dei carabinieri che durano settimane, cioè parte proprio l'indagine per scomparsa, ma senza alcun esito. Non c'è traccia di Sara. Le ipotesi investigative messe in campo sono due: il rapimento, però molto, è un'ipotesi minoritaria perché comunque la famiglia
aveva diciamo delle condizioni economiche modeste, insomma, cioè non sarebbe stato molto senso per una motivazione particolare movente per il rapimento, oppure la fuga volontaria, vista anche l'età, di solito sai, insomma, si batte anche questa pista, no, solitamente. Nel frattempo, una cugina di Sara, la quale è molto legata a questa Sabrina Misseri, la cugina da cui lei sarebbe dovuta andare quel giorno, si prodiga con questa Per intraprendenza, cercare, questa che so. costanza. Non so se voi vi ricordate, io ho in mente proprio lei che urlava, piangeva davanti alle telecamere, era Sì, proprio era con la disperata. madre anche, mi pare, no? Sì, ma lei era proprio, si è messa proprio in prima linea, era disperata, si faceva vedere sempre dai giornalisti, insomma, sembrava proprio coinvolta al 100% nel voler ritrovare la cugina. Sì, esatto, Daryl, esatto. Ed è arrivata anche, esatto, a contattare lei le più note trasmissioni Sì, sweat. televisive, tra cui arriviamo appunto, come già avete anticipato voi, chi l'ha visto quello show, me lo ricordo benissimo lei che veramente faceva questo show. Quando arriviamo, dopo settimane di ricerche infruttuose, si arriva al 29 settembre, quindi è passato un mese Sì. praticamente dalla scomparsa. In una campagna poco lontana da Vetrana viene trovato prima il telefono di Sara. È praticamente semibruciato, quindi è in condizioni pessime. A ritrovarlo, chi è? Lo Lo zio di zio Sara, quindi entra in campo Michele Michele Misseri, Misseri, il padre di l'uomo del Sabrina delirio, il padre di Sabrina. e il marito di Cosima Serrano. Ricordate, Ho stato io. ricordatevi anche il nome di Cosima, che è la mamma, no? Mamma. E la Cosima è la sorella della mamma di Sara, ok? Quindi sono le due La zia, sì, sorelle quindi parentate è la zia di direttamente. Sara Cosima. Esatto. Non Michele è Miss. Misseri, è il con il È con lo zio lo zio acquisito. acquisito. Michele è un personaggio molto strano, molto. E per chi non ha, diciamo, non sa, non conosce il caso, lo potrete sicuramente Lo vedrete. constatare dalle immagini. Si comporta in modo molto più strano di quello che magari può essere all'apparenza. All'apparenza è un contadino rozzo, anche un po' analfabeta, che Molto. però possiede contemporaneamente anche una scaltrezza molto, molto, come posso dire, consistente, Accentuata. accentuata. E infatti sembra quasi un po', ricorda un po' Sabrina, perché lui parla subito, parla troppo. Quindi lui ritrova il telefono e quando ritrova il telefono inizia già a fare delle supposizioni molto contraddittorie tra di loro. Ok. E lui inizierà ad assumere un ruolo fondamentale, soprattutto in questo carnaio mediatico che diventa la ricerca di Sara, no? Sempre sotto le luci dei giornalisti, delle telecamere, eccetera, eccetera. E Misseri diventa proprio il protagonista Sì, mi ricordo che di scoppiò questa il delirio. situazione, esatto. Ah, che Andre. spavento 5. No, avevo letto un Vabbè, altro numero, Andre. Ho avuto un attimo, ho avuto ho quasi mezzo letto svenimento. Perché 1000 era mille. l'obiettivo. Raga, stavo svenendo. Grazie, Grazie, Andre. Andre. La Grazie del sorpresa supporto. dopo la chiamata. Grazie No, mi sono mille, spaventato. Ho detto, ma che cazzo? Andre. Ragazzi, mi raccomando, ci abbiamo il treno d'oro. 6 secondi di treno d'oro, Ah, quindi. perfetto. Ah, è un treno Proprio un velocissimo. treno. Sì, Trenitalia. Non è, Grazie non è. mille, grazie Grazie, mille Andre Andre. per i regali. Davvero, Natale. Niente, quindi cosa succede? Che a causa delle sue dichiarazioni molto incaute, i suoi comportamenti anomali, finisce per essere indagato. Attenzione perché arriviamo al 6 ottobre 2010, quindi una settimana dopo il ritrovamento del cellulare di Sara, c'è il colpo di scena. Michele, dopo un interrogatorio fiume che dura 10 ore, eccetera, confessa di aver ucciso la nipote dopo un tentativo di violenza sessuale. Naturalmente, cioè, immaginatevi per la famiglia, ma non solo per tutti, è un grandissimo shock. Dopo la confessione, rivela agli inquirenti il luogo Di dove si trovasse il corpo. in cui è sepolta la ragazza. Effettuano un sopralluogo appunto nei dintorni di Avetrana e ritroveranno il cadavere della povera Sara occultato in un pozzo.
Questa volta quindi Michele forse una delle poche volte, se non l'unica volta, che ha detto una cosa vera, cioè Sì, che ha fatto allora, ritrovare il su questo corpo. sembrerebbe che sia coinvolto nel suo Sì, occultamento sull'occultamento del cadavere, perché l'ha tirato assolutamente. fuori lui, Sì, almeno sì, lui l'ha sì, sì. portato, quindi. Dopo pochi giorni, cosa succede, ragazzi? Qua c'è il colpo di scena e poi mi fermerei perché inizierei Sì, a così guardarlo, inizia. anche perché vi ho dato Bella la infarinatura. panoramica. Dopo pochi giorni, Michele ritratta tutto e cosa fa? Coinvolge nella vicenda la figlia, Sabrina Misseri. Nella sua nuova vicenda riferisce che non è stato lui a uccidere Sara dopo un tentativo di violenza sessuale, ma che ci sia stato un litigio tra cugine e che Sara sia morta accidentalmente. Quindi, sulla base di questa dichiarazione, viene arrestata anche Sabrina. Subito dopo inizia ad emergere anche un possibile movente, perché voi in tutto ciò vi starete chiedendo: ma perché è Perché successa dovrebbe sta farlo? roba? Probabilmente è movente, È una gelosia. Sembrerebbe semplicissimo, ma antico come il mondo, ovvero la gelosia. che era il fidanzatino Sembrerebbe che le cugine fossero invaghite di un dello stesso ragazzo. ragazzo, di questo Che Ivano, che però anche lui entrerà nella è un vicenda. ragazzo di cui aveva avuto già un rapporto, un flirt con Sabrina, ma che ha Esatto. gli occhi dolci a Sara. Ha avuto una relazione precedente già con Sabrina, ignorando appunto poi l'interesse che in realtà lui aveva per Sara, per la cugina. E però Ivano si era tirato indietro, insomma, però parrebbe che per questa situazione Sabrina sia appunto impazzita e abbia ucciso Sara. Sabrina, niente, quindi appunto questo diciamo è il contesto. Quindi io poi ho tutto il resto dei dettagli perché secondo me non sarà facile. Poterlo affrontare, Non sarà facile stare dietro a tutto in stare con i caso dettagli. io c'ho qua sotto tutti gli avvenimenti in ordine cronologico e possiamo in caso rivedere qualcosa. Aggiungo solo che il 26 maggio 2011, quindi dell'anno dopo, ci sarà un ulteriore colpo di scena. Viene arrestata anche Cosima Serrano, la madre di Sabrina e sorella della mamma di Sara, zia di Sara. Sì. L'accusa è proprio il concorso in omicidio e sequestro di persona con la figlia Sabrina. Poi Adesso vedremo allora. da lì naturalmente partirà e vedremo tutto il processo e la vicenda giudiziaria che è legata a questa storia. Te lo metti di qua? Quindi sì, Non ragazzi, so. questa sera molto lunga, soprattutto perché dura 2 ore, 2 ore il docufilm. È del 2018, quindi insomma rispetto alla vicenda è abbastanza recente, visto che la vicenda è successa nel 2010, quindi insomma alla fine nel 2018 quello che è successo era. Se ci sono degli ultimi sviluppi, mi Lo pare di vedremo. averli, sì, di averli trovati anche quelli. Ciao Fede! Mi ha appena finito l'intro di Avetrana, quindi anche te lo dico sempre se vuoi darci una mano. Bene, raga, cominciamo. La Non nostra so. età più o meno avrebbe dovuto. Per cui Sara, in momenti in cui voleva stare in compagnia, stava sempre con le cugine. Beh, come tutti Ma ragazzi, i la paesi di madre giù, che sono tutti è. molto Ma attaccati ai cugini. certo, ma poi in generale quando è quell'età, figurati con i cugini se poi non sono troppo più grandi di te. Certo. Però ragazzi, sapete che lo dicevo ieri a Tony quando ho deciso di fare il caso, mi sono guardato un attimo l'introduzione. Quando ho rivisto il video di Sara, era tantissimo tempo che non vedevo il suo volto, eccetera, mi è venuta una roba perché ho proprio pensato, a parte che oggi avrebbe la nostra età, ma poi mi sono proprio immaginata lei, raga, in quella casa, uccisa dalle persone di cui si fidava. Cioè il fatto che lei sia stata uccisa, ora non si è ancora certi se dalla cugina al pelo e zio Michele, Però però si proprio sa che in un è stato ucciso in luogo, quella casa, cioè è stato esatto, appurato. in un luogo in cui Tu magari hai dovresti. vissuto gioie, dolori, hai giocato, eri con le tue cugine, cioè una situazione dove non ti saresti mai aspettato che potesse accadere una cosa No, del genere. infatti è proprio. È scioccante questa cosa, se ci pensate. Lavorava e quindi alla fine chi stava in casa eravamo io e mia sorella, ed eravamo noi che la lavavamo, le pettinavamo i capelli, l'accompagnavamo a scuola, l'aiutavamo a fare i compiti. E me lo ricordo come un bel periodo. Forse Cioè, è la sorella arrivata più una sorella vera grande, e propria, giusto? anche se in alcuni Di momenti io me la sono Sabrina sentita Misseri. proprio come figlia.
Allora, ragazzi, lei Valentina Misseri Sarei è Sabrina, è la l'unica figlia di... persona della famiglia Misseri che è rimasta Fuori. Perché fuori dal carcere non era lì? perché lei non era presente in casa. Lei mi pare fosse a Ah, è un altro Roma o paese. era in un altro paese, insomma, era via forse per lavoro. E quindi, se no, sarebbe stata sicuramente indagata anche lei se in quel caso fosse stata in casa. E quindi niente, quindi lei ci sarà nel documentario, parlerà anche a nome della famiglia, immagino, esatto, si è salvata. Comunque, Daryl, i tuoi cugini, sì, per la questione dei cugini, certo, ovviamente è relativo ogni famiglia. Quando la famiglia uccide, quando il mostro è in casa, quando l'assassino va in televisione a dire che è innocente, prima di essere scoperto. È crollata Sabrina quando il padre ha consegnato al giudice la sua condanna. È stata lei ad uccidere Sara con una cintura in garage, poi mi ha svegliato ed io ho solo pensato ad occultare il cadavere. Nuova Questa è la prima svolta dichiarazione nelle di Misseri. indagini sul delitto di Avetrana. Cosima Misseri è stata arrestata in serata per concorso nell'omicidio di Sara Scazzi. Cosima avrebbe aiutato ad uccidere la nipote. Niente, E come ce le lo devo dica lei, dire? qual è il Non ho momento? fatto niente, non No, potevo no. dirlo. Sì, ma è, sì. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Taranto dichiara Serrano Cosima e Misseri Sabrina colpevoli del reato loro ascritto al capo A e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento per quanto di ragione delle silenzio in aula, per favore. Io sono una miracolata. Perché mi trovavo a Roma e se mi fossi ritrovata da Vetrana, io in questo momento sarei in carcere insieme a mamma e Sabrina. Sono 7 anni che vado a trovare mamma e Sabrina e in questi anni comunque non abbiamo mai perso le speranze. Ci auguriamo che qualcuno che magari non ha raccontato la verità si faccia avanti o chi invece Chi poteva altro dire l'ha qualcosa in ucciso? più e non l'ha detta. Però ragazzi, cioè io voglio dire, Chi è che si deve fare io avanti? Non ho capisco capito. che è tua sorella ed è tua madre, ma se tuo padre, cioè, ha occultato il cadavere, ma chi l'ha ucciso? Che cos'è? Uno sconosciuto è entrato in casa, l'ha uccisa e poi lo zio ha occultato il cadavere. Cioè, ma dai, a me queste cose mi sembrano assurde a un Qualcuno è certo punto. entrato, qualcuno è Ma non ti fai entrato. delle domande? Cioè, non è possibile. Magari è entrato qualcuno e lui ha detto chi sei? È uscito e ha visto il corpo e l'ha portato via. No, Sì. Non lo so, non lo so. mi Di sembra fronte a strano anche a questa me, corte, lei amore, dai, conferma mi di essere sembra una stato lei roba l'assassino? Da folle. solo, sì. E poi qua adesso cioè, Sai sarà quando una mi hai storia aiutato? pazzesca, perché dove difendere poi la moglie della figlia? Si ingarbuglia da solo un macello qua. Ragazzi, non volete capire le Cambia le dichiarazioni. dichiarazioni tipo almeno 15 volte, visto. Poi secondo me lui la prima volta ha detto Le cose cose come come stanno? stavano, poi si è No, reso no, conto, no, no? invece, vabbè, poi lo diremo, ma diremo la nostra. Perché anche io dovrei rinfrescare la mia memoria, non mi ricordo niente di passato. Tutta la verità che poi... Ero rientrata dalle vacanze. Durante il periodo estivo il programma è chiuso. Entro in redazione, vado nella mia stanza e proprio quel giorno mi viene detto: guarda Maria Lucia, c'è una ragazzina che è scomparsa dalla Puglia, devi partire per seguire il caso. Quell'estate non me la ricordo una bella estate perché avevo mio padre allettato, avevo la badante, avevamo tanti pensieri per la testa. Sara, come al solito, andava al mare con Sabrina. Il giorno dopo il mio arrivo ad Avetrana, la prima cosa che faccio vado ad Il cringe incontrare la mamma della totale! bambina scomparsa, la Anzi, signora è una... Concetta, e quindi vado in Via Verdi. Concetta mi fa entrare, no? Nella stanza di Sara e quindi è lì
che incontro Sara per la prima volta, diciamo, e mi ha fatto tenerezza entrare in questa cameretta con i poster dei cantanti che lei amava, i suoi braccialetti, i monili, e ho visto che era la stanza di una ragazzina normale. Sara non ha mai fatto una cosa del genere, diciamo, è stata sempre puntuale, non è mai mancata da casa, non ero abituata a questo tipo di comportamento. La prima cosa che mi colpisce di Concetta, della signora, è che fosse una mamma sì preoccupata per la figlia scomparsa da quasi una settimana più o meno, ma anche arrabbiata con questa bambina, ragazzina, che si era allontanata e chissà che cosa aveva fatto. Cioè, lei era convinta di questa roba, giustamente tu dice, vai mai a pensare che lei sia stata a casa della cugina per certo, finire certo. Così? No, ovviamente. La descrizione di Sara di quella mattina, delle persone che stavano con lei, quindi di Concetta, di Giacomo, era quella di una ragazza tranquilla, serena. Concetta mi raccontava che Sara le aveva chiesto dove fossero gli asciugamani, era andata a prendere gli asciugamani in cantina, contenta di andare al mare quel giorno. Cioè, quindi era tutto normale, lei... Giovedì scorso bene. Lei ha visto uscire di casa sua figlia, a che ore erano? Le 14.30, gli ho detto vado da Sabrina perché dobbiamo andare al mare. Vado da Sabrina che è la cugina. Poi non è arrivata da Sabrina è venuta qui, gli ha detto non è arrivata a casa mia. Dopo aver incontrato Concetta, vado a conoscere Sabrina, la cugina di Sara. Quindi incontro questa ragazza, sorridente, però preoccupata. Verso le 14.10 mi manda un messaggio dicendo di mettersi il costume e di venire per andare al mare. Vedendo che lei non mi rispondeva, subito le ho mandato un altro messaggio. Ho detto, l'hai letto il messaggio? E lei mi risponde con uno squillo. Siccome lei la conosco troppo bene, è velocissima, in meno di 5 minuti già stava a casa mia. Ero passato ormai 10 minuti. Arriva la mia amica chiedendole se l'aveva vista per strada, perché parecchie volte succedeva che la incontrava per strada e l'accompagnava fino a casa mia. La sequenza degli SMS che si scambiano quella mattina Mariangela e Sabrina è molto importante. Il primo SMS lo manda Mariangela a Sabrina, è delle 14.23 e dice: il tempo di mettermi il costume e vengo. Alle 14.24 Sabrina manda un messaggio a Mariangela dicendole avverto Sara. Subito dopo Mariangela risponde a Sabrina con un ok. Alle 14.25 Sabrina manda un messaggio a Sara dicendole mettiti il costume e vieni. Alle 14.28 Sabrina scrive ancora una volta a Sara: hai letto il messaggio e il testo? Subito dopo c'è uno squillo di Sara verso il cellulare di Sabrina, così come faceva di consuetudine sempre quando non aveva credito sul cellulare. Alle ore 14.28 Sabrina invia un messaggio a Mariangela: sto tentando in bagno, questo è il testo. Alle 14.31 una cliente di Sabrina le invia un messaggio sul cellulare. Alle 14.35 Sabrina risponde alla cliente inviandole un messaggio. In ultimo c'è il messaggio che Sabrina invia verso il cellulare di Mariangela alle 14.39 in cui le scrive sono pronta. Per ricostruire i momenti, gli ultimi momenti prima della scomparsa di Sara, intervistiamo ovviamente le persone che l'hanno vista per ultimi. C'aveva una maglietta con il pantaloncino, il costume, c'aveva anche lo zainetto. Era l'unica a camminare a piedi a quell'ora. Cioè, c'è poca gente verso le 2:30. Certo. Sara l'ha vista andare. Quindi ragazzi, ok, questa diciamo è la ricostruzione anche della messaggistica, perché comunque... come potete pensare nel 2010 c'erano gli SMS, quindi squili, forse anche più facile ricostruire certo. Da quel punto di vista i messaggi, perché te ne mandavi pochi, insomma quelli erano gli orari, e quindi niente, Sabrina scrive all'amica: allora vieni, allora avverto Sara, va bene, si preparano e lei attende Sara. Questo è quello che dice lei. Come vedete Sabrina si fa vedere subito in televisione, sì, raccontare sì. La sua versione, insomma. Lui dovrebbe essere Ivano, se non sbaglio. 10 ore di live adesso, comunque. Doveva stare con noi. La nostra comitiva era una comitiva normale, come tante altre comitive, fatta di ragazzi normali che la sera uscivano, passavano un po' di tempo, andavamo in giro, ci prendevamo, che ne so, un cocktail, una cosa del genere, e poi... A volte rientravano anche all'1, alle 2 di notte,
però sapendo che stava con ragazzi più grandi... Era molto più tranquilla perché mia sorella era con sua cugina. Sabrina assumeva il ruolo di sorella maggiore, perché più che cugine sembravano veramente delle sorelle. Cioè loro erano legatissime, raga, 15 giorni dalla scomparsa di Sara, 9 settembre 2010. Fiammelle di speranza per Sara. A tenerle accese amici e compagni di scuola della ragazza quindicenne scomparsa il 26 agosto scorso. Io ringrazio tutti quanti, sia l'amministrazione comunale, sia le associazioni, per quello che stanno facendo per Sara. Però mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno preso Sara di lasciarla libera. Mamma raga, sapendo che è nel pozzo, Un giorno mi chiama Concetta e mi dice: Maria Lucia, puoi venire a casa che c'è una persona che vuole parlarti. Vado a casa di Concetta, lì trovo una donna, è Anna Pisanò. Anna Pisanò è una testimone di Geova, come me, che frequentava il salone di Sabrina per alcuni lavori estetici, alcuni trattamenti. Anna Pisanò conosceva molto bene Sabrina, conosceva molto bene Sara. Che io ricordi, tra la Pisanò e Sara non c'era questo rapporto speciale. A volte dava impressione Sara di non tollerarla più di tanto, perché comunque secondo me non gli piaceva più di tanto. La figlia era la nostra vicina di casa, dicevano sempre: mi raccomando a come parlate davanti a lei. Voleva parlare con me perché voleva raccontarmi una cosa su Sara. In effetti quello che lei voleva raccontarmi era un sogno. Ricordo che Anna Pisanò mi disse, perché ero presente, io mi sento un po' sensitiva, e quindi mi disse che aveva sognato Sara era stata rapita nel sogno e si trovava a Gallipoli. Anna, aiutami, io sto a Gallipoli. Era molto agitata quando mi diceva, mi raccontava queste cose. Dopo averlo raccontato, si rivolse a mamma dicendo: Mimì, perché mia madre la chiamavano Mimina, e perché non vai in caserma e non racconti il sogno? Mia madre disse: è il sogno è tuo, raccontalo tu. Che vado io in caserma a raccontare un sogno tuo? Io che faccio... La giornalista, per me il sogno non era un elemento utile, tale da poterci fare un servizio da ritenere interessante. Poi parlando sempre con Anna Pisanò, alla presenza di Concetta, lei tirò fuori anche la storia degli operai della scuola. Su via Raffaello Sanzio c'è una scuola pubblica dove in quel periodo, proprio ad agosto, tra agosto e settembre, c'erano dei lavori in corso. Gli operai non potevano non aver visto Sara, perché anche Anna Pisanò faceva sempre quella strada per andare a casa sia della figlia e sia per andare da Sabrina. E questi operai erano soliti... Facevano un fischiettio come che passava una donna, anche che sono una donna sposata, caso... però loro non è che interessa tanto. Facevano questo fischiettio anche quando passavano qualche ragazza. Durante la mattina, non volendo, però quello fischiettino lo facevano lo stesso. E quindi per lei era importante sentire gli operai che quel giorno lavoravano alla scuola, perché non potevano non aver visto e non potevano non sapere cosa fosse capitato a Sara. Comunque avete visto quanto distava la casa 460 di metri. Sara dalla casa dei misteri, cioè proprio mezzo chilometro. Una passeggiata di 5 minuti. Ciao Faina, sì. E velatamente, in maniera indiretta, tra virgolette, li accusava di poter essere loro i responsabili della scomparsa di Sara. Erano lì e sono sicura. Non al 100%, ma al 500%, sono sicura che loro erano sempre lì. Però vedete, queste sono tutte... Cioè, vai un po' a infangare le prove, gli indizi, le indagini... Cioè cavolo, sì, ma tu sai sta roba degli operai, prendi e va dalla polizia, no, al microfono dei giornalisti, io non sono sicura al 100%, al 500%, guarda, sono lì e magari sono anche stati loro, ma tu non puoi fare così, cioè non puoi, questo dramma, questo pubblicizzare le cose, dramma teatrale, sì, no, sì. Pubblico. Iniziano le ricerche, si indaga sulla vita della ragazza. Non saliva in macchina con nessuno. Guarda. Cioè, non diffidava da qualsiasi persona. Questo tradimento ne sono convinta, però non so da chi, per quale motivo, per che cosa, per quale scopo. E sapeva tutto, cioè, sì. Una roba folle. Cioè,
al di là di tutto sapeva che suo padre ha occultato il corpo, cioè. 15 giorni di Sara, ragazzi, la scomparsa. Non si sapeva niente, anche i giornalisti si meravigliavano, no? Dicevano, ma questa ragazza dove è andata a finire? Ricordo appunto le squadre di soccorso all'opera, i sommozzatori stavano cercando Sara all'interno dei grandi silos, di grandi cisterne d'acqua. E questo mi fece impressione perché appunto pensavo che stessero cercando un corpo. Ricordo le squadre della protezione civile, le ricerche erano intense su quel territorio, un territorio però che era immenso, vasto. Con tutte le campagne pugliesi, immaginatevi la difficoltà. A bordo di quest'auto camminavamo attraverso un reticolato di strade, di stradine sterrate, all'interno di questi uliveti immensi, infiniti. La signora Concetta ieri ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica per chiedere rinforzi nelle ricerche. Oggi sul posto sono arrivati altri uomini, 20 del Corpo Forestale, che affiancano carabinieri, polizia provinciale e volontari già impegnati, un centinaio in tutto. C'erano tantissimi casolari, casolari abbandonati su questi terreni che sembravano non avessero fine. Una campagna disseminata di pozzi artesiani. Io ho anche provato a chiedere al comune la mappatura di questi pozzi, ma mi è stato detto che era impossibile, perché talmente tanti di questi c'era... pozzi non erano nemmeno censiti, come le spiagge, le coste. Ma per ora nessuna traccia di lei. Anche le ricerche in mare non hanno portato a niente. A cercarla i carabinieri del nucleo subacquei di Bari, che hanno perlustrato le acque del litorale ionico salentino. Il territorio è vasto e vario, quindi poteva essere veramente dovunque. Mi ricordo con Valentina, spaventai quest'idea, dissi, ma magari metti che c'è un pazzo da presa, come fai a scoprire una cosa così? Cioè, dovresti sfondare tutte le porte di Avetrano, dintorni, di tutte le case, con dei mandati, che non lo puoi fare tu da privato. Cioè, sentivo di altre ragazzine che erano state rapite e che non erano finite bene. Allora lì arrivava lo sconforto. La paura aumenta perché man mano che passano i giorni ci sono sempre meno speranze di trovare mia figlia. A un certo punto io sogno anche Sara. Il sogno è chiaro, lo ricordo benissimo. Sara si avvicina a me e mi abbraccia, mi mette la sua testa sulla spalla e io l'abbraccio. L'abbraccio però... È perché stava lavorando sul caso, sicuramente. La sensazione di quell'abbraccio però è una sensazione di un abbraccio dolente. Io in quel momento capisco, sento che Sara non c'è più. Lei è la giornalista di Chi l'ha visto, inviata, che ha seguito il caso, Sakura. Quando Sara è scomparsa io ero negli Stati Uniti. Sono arrivata da Vetrana più tardi, quando già erano in corso da giorni le ricerche. È il 22 settembre, siamo quasi a un mese dalla scomparsa di Sara e l'attenzione dei media sulla vicenda è alle stelle. Quel giorno una ragazza di Avetrana, Stefania De Luca, abituale cliente di Sabrina nella sua cabina estetica e frequentatrice dello stesso gruppo di amici, si presenta agli inquirenti per raccontare qualcosa dei rapporti tra Sabrina e la cugina. Beh, almeno lei si è presentata dagli inquirenti. 102 e sono arrivata in macchina Sara con la cugina Sabrina e con Mariangela. Sono scese tutte e tre dalla macchina e erano un po' sull'agitato. Sicuramente ne siete a conoscenza, c'era questa infatuazione in corso per questo ragazzo del gruppo da parte di Sabrina. Ho detto, Sabrina, è successo qualcosa? E basta, sono stanca. E qualche giorno fa abbiamo proprio litigato di brutto. Ce ne siamo dette veramente di tutti i colori. È finita, non lo voglio più vedere neanche come amico. Sara nel frattempo era scesa dalla macchina e si era sistemata in mezzo tra la mia sedia e quella della mia amica e rimaneva zitta. Ho detto io, Madonna Sara, che faccia che c'è stasera? Che è successo? Aveva già gli occhi lucidi quando è scesa dalla macchina. Nel frattempo sono uscite le due col bicchiere in mano. Hanno ripreso il discorso Ivano, cioè la ragazza non veniva minimamente considerata. Ognuno li pensa per se stesso.
ho detto io alla donna che la Sara sta proprio giù, ha detto lei, lasciala stare lei, che non lo sai, che adesso io e Ivano non ci stiamo più parlando e guarda caso Ivano parla solo con lei, lo sai come lo fa, come lei, no? Dici, e poi alla fin fine la Sara è una che si vende facilmente, lo sai, no? Basta che gli fanno due coccole e si vende, lo dice anche sua madre. A quel punto la ragazza è sbiancata, ha abbassato la testa e le è scappata una lacrima. Sara era molto permalosa, cioè bisogna capire, no? Se una persona sta scherzando, tu stai allo scherzo. Mi è sorto il dubbio che in quel momento ci fosse stata una reazione di gelosia da parte della ragazza nei confronti della cugina. Ma tutta questa gelosia io... sinceramente non l'ho vista. Non so se da parte della ragazza nei confronti di questo ragazzo più grande ci potesse essere un'infatuazione, perché ne era un po' affascinata, cioè a lei mancavano poi le figure maschili. A Sabrina? No, secondo me a Sara. Vabbè ragazzi, si può immaginare, cioè ragazzi immaginatevi un contesto in cui una ragazza a 15 anni esce con sua cugina, la compagnia della cugina, quindi gente più grande, comunque vedi anche i ragazzi più grandi, raga, cioè ma 15 anni ci siamo innamorati tutti, il 25enne, il 20enne che non ci cagava di strione, o magari che ci dava anche retta, ma non ovviamente in un senso sessuale, no? Capito? Certo. E quindi mi immagino lei, sì, probabilmente da quello che abbiamo sentito di Sabrina, perché Faina dice è sempre stata una stronza, ovviamente non possiamo giudicarlo, noi non la conosciamo, però da tanti racconti che sono stati fatti sicuramente Sabrina non è che la trattasse proprio con i guanti, diciamo che era la quella più grande, più piccola, quindi cioè, è sempre quella sorta di, no, di sì, però magari io la comandi un po', sei sempre un po' al di sopra, sì, però io posso cioè capisco che magari ci possa essere stata un po' di gelosia, cioè tu magari sei la più grande però poi vedi Sara, una ragazza di 15 anni, molto carina, molto bella, che magari viene lì nella compagnia, tu l'hai portata, però poi alla fine lei ti ruba un po' la scena, tra virgolette, no? Cioè ragazzi, sono comunissime queste, certo, queste situazioni, qua probabilmente è finita male. È finita male. No, non è finita male, non dico probabilmente da parte di Sabrina, però... Il 29 settembre io sono a Taranto in procura, tra l'altro insieme a Concetta e a Valentina. Perché volevano un po' fare un punto della situazione insieme agli inquirenti, anche per avere un po' più di notizie. Doveva venire anche Sabrina quel giorno, però Sabrina la mattina aveva un po' di febbre e quindi è rimasta a letto. Mi arriva una telefonata, credo fossero le 7 del mattino, ed era papà. Mi disse, io ho trovato un cellulare, ma il cellulare della Sara... era per caso argento e nero, un po' più argento però. E io ho detto, guarda io papà, io mi ricordo ancora... Cioè io mi ricordo neanche i telefoni, cioè neanche il mio come fatto. No, ma poi raga, c'è, cioè, tra tutti gli abitanti di Avetrano e tutti quei campi lo trova lui il telefono. Cioè secondo me lui si voleva proprio far prendere. Era cioè appurato. C'è stato... o c'è stato... cioè, se lo son detti. Io ragazzi, non lo so, no no, secondo me è stato proprio... cioè secondo me lui... ce l'ha fatta più. Non riusciva più a... cioè probabilmente lui si sarebbe incastrato da solo sì, sì, a un certo punto, quindi secondo me ha usato questo escamotage del telefono, perché cosa fai dopo un mese e mezzo trovi il telefono di Sara, sì, cioè tra tutte le persone che potevano trovarlo è ovvio che poi l'avrebbero torchiato. Ora di Sara quando aveva il cellulare quello vecchio, e Sabrina ha detto chiedili se per caso attaccato al cellulare c'era qualche ciondolo, e lì papà parla di un lucchetto e di una linguetta della Coca-Cola. Lì ricordo che Sabrina disse, oddio, non è che è proprio quello di Sara? E io dissi, senti, lascialo, chiamai il brigadiere, e disse, adesso lo chiamo e lo avviso. E nel frattempo papà arriva a casa, però il cellulare lo lascia comunque lì, diceva, io mi sento che è quello di Sara, perché quando l'ho preso in mano ho avuto tipo una scossa al cuore. Arrivò il brigadiere, che portò papà poi in campagna, e io dissi, ma vabbè, ma non è detto, insomma, che sia proprio quello di Sara. Che racconta? Zitta, non dire niente a nessuno, perché sennò mettiamo nei casini papà. Perché comunque i carabinieri dicevano sempre, mi raccomando, tutto quello che dite qua dentro deve rimanere qua dentro, non raccontate mai a nessuno di queste cose. E poi invece puntualmente le notizie venivano fuori, ma non da noi. Fino a quel momento, no, Michele, non esisteva nei racconti della scomparsa di Sara, era un po' un'ombra. Ovviamente il ritrovamento del cellulare segnava un momento importantissimo. Cosa pensare?
Il fatto che il primo elemento di ritrovamento del cellulare fosse stato a opera del papà di Sabrina, dello zio Michele, non poteva non destare, no? Cioè, quantomeno cazzo. Degli interrogativi, no. Dei due. È quello che vi dicevo io. Cioè, chi cazzo, cioè, può averlo tutto trovato, quello se che non proprio succede, lui? La famiglia, la famiglia legata a Sara ritrova il telefono, cioè lui in questo caso, troppo ovviamente strano. Lui. Cioè, è ovvio, come dice il giornalista, destra dei sospetti. Quindi, ragazzi, siamo arrivati al punto che vi dicevo, quando entra in scena Michele Misseri. Dubbi dei pensieri, teatro, come non dubitare di zio Michele. E Sabri, ho sentito la mamma tua agitata, c'è qualcosa? No, non c'è, in casa avevo per il papà, no, con il papà c'è il telefonino. Ah, ma tu stamattina hai detto che non era quello di Sara, no? Perché in poche parole non sarà stato in giro per i giornalisti il telefonino e poi alla fine si è scoperto comunque. E a quale zona è stato trovato? Dopo di domani, sì. Il papà, in poche parole, ieri, l'hanno bruciato, da, no? E io ho perso il cacciavite. Stamattina gli è sciuto per lo cacciavite, gli ha visto questo telefonino. Dappure le piani su questo della Sara, essere, no? Le è venuto dalla scossa. Ha chiamato a Blaiotta. Hanno ciuti e la fortuna gli è stata che lo telefonino non si è bruciato tutto. No? C'era lo codice, credo. E quello codice, quello scatto della Sara, hanno visto che era lo stesso telefonino. Va bene. E tu sa che lo papà era visto un lucchetto, la linguetta. Guardate poi quello che faceva, sono stato bruciato. Della linguetta mi ha visto sicuramente della Sara. Mi sono un po' sorpresa. Cosa c'entra il cellulare di Sara, minchia, con Michele che lo trova? Sembra una coincidenza astrale. Era una sensazione strana. Era qualcosa che stonava. Se riesci a far sparire una persona, perché non riesci a far sparire un cellulare? Perché dovresti dargli fuoco in mezzo a un campo? Lo vedevo come un elemento distorto nella storia. Però non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Michele come persona non mi dava nessuna preoccupazione, perché lo conoscevo come una persona, diciamo, sincera, che non avrebbe fatto delle cose così eclatanti. Sì, esatto, un po' ingenuo. Però in quel momento non riuscivo a capire. Non era da Michele, diciamo, quella situazione. La sensazione iniziale era quella proprio che qualcuno voleva far ritrovare questo cellulare buttandolo nel campo dove ha lavorato Michele. E quindi finisce lì. Io il giorno stesso, la sera stessa, torno da Taranto ad Avetrana. Tra l'altro quella era la sera in cui andava in onda la trasmissione, quindi c'era un collegamento in diretta proprio da casa di Sara con Concetta, con il papà di Sara, forse. Giacomo. Maria Lucia, scusa, ma che cosa era attaccato al cellulare di Sara? Eccole qui. Queste sono le linguette delle lattine che Sara collezionava. A quel punto intervisto Michele. Ragazzi, mi viene una roba, perché lo facevamo anche tutti. Noi. Aiuto, cioè, veramente. A volte ci sono degli oggetti che ti fanno riaffiorare delle cose. Sì. E mi porta proprio sul punto in cui aveva ritrovato il cellulare. Quindi partiamo, io, la troupe, Michele sale con noi in macchina e ci conduce nel luogo dove diceva di aver trovato delle lattine. Cioè, questa va a scoprire. Non penso che sia stato realmente a passare, proprio così, perché io lo telefonino proprio a due giorni. Papà più parlava e più c'erano elementi che non ci convincevano. Mamma soprattutto ha cominciato ad avere un sospetto. Sabrina mai, perché Sabrina per il papà è impossibile che sbaglia, anche quando c'era un litigio tra mamma e papà, papà aveva sempre ragione, anche quando aveva torto. Quindi ricordo che mamma mi chiamò in disparte, in camera da letto, e disse: qua le coincidenze sono troppe. Io non mi ricordo che papà doveva andare in campagna col trattore, io ricordo che doveva andare a raccogliere i fagiolini. E io dissi: ma che stai dicendo? Ma perché sospetti così di papà? Ha detto: non lo so, c'è qualcosa. Sabrina è passata in quel momento davanti alla camera, ha visto che non stavamo parlando. Di nascosto lei apre la porta, dice: di cosa state parlando? Mamma è rimasta zitta, io invece ho detto: no, perché mamma sta sospettando di papà. Allora Sabrina si era arrabbiata: perché tu ce l'hai con papà, perché vergognati, dopo 35 anni di matrimonio sospettare così di papà.
Quindi ricordo che andammo in campagna a trovarlo perché papà era in un nostro terreno. Mamma ha cominciato a fare una serie di domande. È una compagnia teatrale, cazzo. Quando lei chiama, Sabrina chiama, la madre chiama la Valentina e dice: lui doveva andare fuori, doveva fare questa. Vabbè, in realtà, in effetti, mamma chiama Valentina, che Valentina non sapeva niente. No, Valentina non sapeva niente. Naturalmente, quindi Valentina. Puoi recitare con Valentina, perché Valentina non sapeva un cazzo. Naturalmente, Valentina rientrava da Roma. Sarebbe si è a sentire per... chiamate Valentina, scusa, madre Sabrina. Ma magari non si chiama neanche. Non si chiama neanche. Però non lo so, ragazzi. Però anche la chiamata Sabrina. E il papà che fanno strano. Sta recita al telefono, cioè allora una recita anche al telefono, che dici? Ma allora è stato solo Michele, non è una recita. No, infatti, quello che sto dicendo. Allora potrebbe essere davvero che loro non sapevano niente? Cioè che sapevano, infatti sapevano dico, niente. Magari tu consideri solo queste chiamate. Considerando solo le chiamate, io non ho fatto il esatto, processo, quindi non lo so. Considerando anche sto vedendo Valentina, adesso, no, che dice abbiamo iniziato a aspettare del papà, allora loro pensavano, cioè perché l'ha chiamata Sabrina, chiama Michele, se la, cioè non so, mi sembrano molto naturali la chiamata. Sì, dove esatto, per certo. Civile, ho trovato il telefono e ah va bene, noi ci sentiamo dopo. Cioè, sì, è vero, è vero. Non lo so, o è una follia che in casa si sono detti quando ci chiamiamo. Bisogna arrivare a quel punto a vedere se sono messi d'accordo. Domande. Allora mio padre, sempre esperto a trovare una scusa, perché papà comunque le bugie le raccontava spesso, trovava sempre una toppa, insomma, diceva no, io dovevo andare lì, dovevo andare ad arare, insomma, lì il terreno. E quindi, in base alle risposte, mamma ci ha creduto, ci abbiamo creduto tutti. Il 30 settembre gli inquirenti convocano nuovamente alcuni membri della comitiva. A questo punto Sabrina, riprendendo il discorso di Ivano, ha meglio precisato che non si parlavano più, aggiungendo che adesso Ivano parlava solo con Sara, indicandola con la mano e con tono ironico. In quel momento Sara è letteralmente sbiancata ed ha chinato la testa, quasi piangendo, anzi, ha urlato una lacrima. Sul fatto che io, cioè, vederla piangere era presente. Queste frasi, questo è accaduto, no, non è accaduto. Cioè, mi sembra strano, cioè, che ha detto, siccome ha detto che stava piangendo, cioè, non me ne sono accorta. Perché quel giorno Sabrina si è arrabbiata con Sara? Questo è il punto. Non lo so. Che se lei era presente. Faccio uno sforzo di memoria. Lei non può non aver ascoltato. Non mi sto ricordando, cioè, alla fine. No, lei sta mentendo, perché ha detto che voi ve ne siete andate a casa tutti sereni, tranquille e felici. Sì, ma le macchine stavano però tranquille, cioè io non me ne sono accorta di nulla. Almeno io non me ne sono accorta del fatto di Sara o in macchina, cioè che abbiano litigato. Lei non può non aver ascoltato questa frase. Però non me ne sono accorta che ha abbassato la testa. Un attimo solo, lei ci deve dire esattamente che cosa è successo quella sera, cosa è accaduto quella sera. Sì, sul fatto della macchina, che hanno litigato in macchina, non mi risulta, veramente. È vero che Sabrina ha detto che adesso Ivano parlava solo con Sara? Scusa, non l'ho sentito. Indicandola con la mano e con un tono ironico. È vero che ha detto, adesso parla solo con Sara, Ivano. È vero? Dica sì. Sì. Vero. No. Sì. È vero. Come dica sì? No, vero, sono sconvolta da queste cose. Come dica sì, sì, ragazzi. Ma quindi Mariangela invece, diciamo, per quanto riguarda il fatto della sera, stava scagionando Sabrina in realtà. Cioè, nel senso, anche quando sento queste cose dico, ma Mariangela perché avrebbe dovuto mentire? Cioè, si tratta della scomparsa di una ragazzina, io avrei detto sì, hanno litigato, hanno fatto questo e quell'altro. Cioè, se non hanno litigato, cioè, ti devo dire che hanno litigato? Infatti. No, mi fa un po' impressione questo onintica, dica sì. Se uno litiga con una persona non implica che poi quella persona debba ammazzarla. Poi pure, infatti. Non so. Un po' pressante. È vero che poi Sara ha detto che Sabrina era un tipo che per due coccole si vendeva facilmente? Sabrina ha detto di Sara. Sabrina ha detto di Sara. Dica sì. Poi è vero che Sabrina, dopo che questo test ha ripreso, giustamente dice, ma che dici, una cosa del genere persone ci possono sentire. Lei ha insistito, Sabrina, dicendo si vende, lo dice pure sua madre.
Ma ci sta dicendo le cose, cerchi, sia tranquilla. Ha detto sì o no? Ha detto così? Sì. Sì. C'è un po' di disagio, eh. Ragazzi, sto pensando a dire di sì. È meglio non commentare, guarda. Un po' cioè, pilotata. Non mi stupisce per niente, anche perché se tutte le altre dichiarazioni sono state fatte in questa maniera, non so cosa pensare. Anche noi sono un po' sconvolti. Ma quella sera vi siete divertite? Che cosa c'è? Cioè... Era una serata tranquilla, non è che abbiamo scherzato, la verità. Era una serata tranquilla, normale, niente di... In macchina non ha aggredito Sara con riferimento al rapporto con Ivano? No, di Ivano non ho mai aggredito io Sara per Ivano. Lei sta rischiando cose ben peggiori rispetto ad una falsa dichiarazione. Io sto dicendo tutto quello che mi ricordo, eh. Cioè, se fosse come io le sto dicendo che cosa è successo quella però sera, se perché fosse ricostruito dai testimoni. Però se fosse così a sto punto, no? Che io l'ho aggredito, ha litigato, conoscendo Sara, la mattina non sarebbe venuta a casa mia. E chi lo dice? Che la conosco, altre volte no, perché quella volta... Lei ha già mentito tante volte. Io no. Sì. Domanda secca. Sì, sì, sì. Cerchi di dire la verità. Sì, sì, è che non perché sto... questa è una ragazza di 15 anni che peraltro è figlia di una sua zia, una sua cugina. Che per me è come una sorella. Che per lei è come una sorella. Come una sorella, sì, esattamente. Lei ha mai contestato a Russo Ivano che Sara si sarebbe invaghito di lui, ovvero che lui, Russo, nutrisse simpatia nei confronti di Sara? Ha mai contestato questo? Perché a noi risulta positivamente questa circostanza. Cioè, e non lo dice solo un testimone, lo dicono più testimoni. Non ho capito, scusate, cosa doveva contestare? Lei io ha mai detto a Russo Ivano che Sara si sarebbe invaghito? Oppure tu nutri simpatia nei confronti di Sara? Se no, non si spiega il fatto che lei entra nella birreria e dice quella, adesso basta, è finita, tronchiamo. No, ma il litigio non c'era proprio, non c'entrava proprio Sara il litigio quando io ho detto io a quella birreria basta, perché... Bisogna vedere uno cosa intende per litigata. Se magari Sabrina e Sara parlavano in maniera sempre concisa, che si battibeccavano, magari quella non era nemmeno una litigata, ma una battibeccata tra cugine. E perché nei diari Sara dice che lei si è arrabbiata con lei perché Ivano sta più con Sara che con Sabrina? Questa cosa non l'ho mai detto. E allora, voglio dire, sta scritto nel diario. Sara era una ragazzina piccolissima, nel diario di Sara. Dimostrava pure di meno di quello che aveva. Potevo mai vederla sotto altro occhio che una ragazzina, un adolescente, una bambina. Io avevo 20, 27, 28 anni. Non è che mi mettevo a guardare Sara. Ha rimproverato Sara in macchina di sto discorso. Sì, ma non perché volesse Ivano. Io ho detto di non stare... Lascia andare che volesse Ivano. Di non stare sempre appiccicato. Che comunque si creava un interesse. Che non stare sempre appiccicato. Quello che è una sta appiccicato perché? È perché sta... E vabbè, che sta appiccicato per esempio a Perito pure con Alessio. Che significa pure... Però c'è una nota psicologica con un'ansia. Una pressa della stampa. Io non vorrei mai trovarmi in un... A chiusura di questa giornata di colloqui investigativi è la volta di Ivano Russo, che da sospettato passa ad avere un altro ruolo, quello di possibile causa del litigio tra Sara e Sabrina. Senta, ma lei sa se Sabrina si è mai qualche volta arrabbiata con Sara? No, questo non lo so. Non sa se mai c'è stato un litigio, un'arrabbiatura, qualcosa? Non lo so. So che molte volte magari succedeva che cercava di spronarla, essendo che lei a scuola non andava molto volentieri. Facevo pure io questa cosa qua, sì. Cercarla di spronare era per il bene della ragazza. No, se sa... Litigi no, ma io non l'ho visto mai litigare con... erano molto complici. Quindi non si è mai arrabbiata per via del comportamento che Sara aveva con lei? No. Assolutamente no. Non le ha mai detto niente di queste, di queste cose? No. Io non mi ricordo queste. Cioè, qua tutta la mattina vi siete sentiti. Che cosa vi siete detti in questo momento? Non mi ricordo. E come fanno a ricordare una cosa del genere? È passato un mese, non mi ricordo. Ho capito, ma stiamo parlando di un rapporto con Sabrina in una situazione in cui è accaduto quello che è accaduto. Ma sicuramente magari stiamo parlando del 23, cioè a tre giorni. Ho capito, ma se non mi ricordo, non è che ci posso fare qualche cosa. Non mi ricordo. Sarà strano, però non mi ricordo. Erano lunghissimi, parliamo di 7 ore, 8 ore. Cioè,
è proprio sfiancante. La questione è che in quell'ambiente, in quel momento, subisci una pressione psicologica tale da farti venire in dubbio anche quello che tu stai dicendo. È vero, su Sabrina, man mano che passavano i giorni, arrivavano nuove truppe di nuove trasmissioni televisive, giornalisti, cominciavano comunque a circolare voci e cominciava a crearsi un alone di sospetto, tant'è che proprio tra noi giornalisti si cominciavano già ad elaborare delle teorie sul suo coinvolgimento, no? Sulla scomparsa di Sara. Ti va? Dimmi. Non si parla di un litigio fatto tra la Sabrina e la Sara per colpa tua. Allora, se dicevo, senti, o Sabrina o Ivano devono smentire questa cosa. Io ho detto, vabbè, Ivano non vuole ci parla, ormai che ho picco ancora, che dobbiamo fare? Sì, vabbè. Io ho detto, ripresa un conto, no, comunque sta facendo tanto... Comunque, sinceramente, già da oggi ho visto che va un po' a scemare la cosa. Mia madonna, non c'è mai, non c'è stato, sempre, non ho sentito che ha studio aperto. Ah, studio aperto, non so cosa ti ho detto. Oh, questa cosa qua, dice c'è stato un litigio tra te e la Sara, che io non ho detto niente all'inquirente. Ma che cosa? Che se non sai niente tu? E anche se fosse litigio con la Sara, tra me e la Sara, il litigio vero e proprio, non c'è mai stato. Gli stessi giornalisti, no? Quando venivano ti facevano delle domande che ti facevano riflettere. Gira tutto intorno a Sabrina, ma questa Sabrina... Da quello sfogo fatto la sera prima su, questa, su questo litigio. Io mi ricordo, vabbè, poi Vespa lo faceva sempre sì, nella cameretta con Cetta e la sorella Cosima, che è la mamma di Sabrina. Poi, ragazzi, ci siete voi? Tutto a posto? Tutto a posto, raga. Cosa ne pensate? È troppo pesante. Cosa ne pensate fino a qui del caso? Vorrei sapere un po' se vi ricordavate. Io devo essere onesta, queste prime dichiarazioni non me le ricordavo, cioè non, no, assolutamente no. Sì, è bello pesante, un po' pesante, certo. No, io non mi ricordavo proprio queste testimonianze, di queste dichiarazioni, insomma, i primi interrogatori. Pensavo fosse chiara questa cosa del litigio, invece in cui avessero smentito tutto, insomma, anche la testimone c'è stata portata, no, a dire di sì. Comunque non mi ricordavo così. Ah, Beatrice, mi sa che l'abbonamento ti ha regalato Andre, credo. Andre, sì, sì. È un casino totale, sì sì. Pensate, vanno adesso nella mezza età con una famiglia che penseranno mai i figli quando daranno tutta roba, certo. Sì. No, io penso... Per me alla fine è stato solo Michele, dici. Andiamo avanti, vediamo. Infatti, anch'io mi devo un attimo riformare un pensiero critico su questa cosa. Male, naturalmente, ma sa, poi a un certo punto tutto può essere significativo. Con la cugina le si è aperta qualche finestra, qualche ipotesi, qualche sospetto? Ripeto, io sospetto un po' di tutti, ma di preciso di nessuno. Valentina, comunque sopra il giornale sta scritto sospettati o i familiari o la cerchia degli amici. Però non è giusto che accappano l'altro a mezzo. Ce lo fa. Ma non vedrà. Ok, ciao. Pronto? Sabri? Sì. No, stavo seguendo un po' qua la vicenda, c'è un casino qua, cioè, no, sì. No. No, io non lo so cosa che ci sono scritti i giornali di Brindisi, la verità. Ma scusami, loro hanno detto che ha litigato con te la sera prima. La sera prima stavamo insieme, tutti quanti insieme. La notte prima stavamo insieme, sì. Bello qua, dormi. Dio, non è il problema, ormai non sanno che fare se pigliano su tutta. 42 giorni dalla scomparsa, il 6 ottobre, il fatidico giorno del ritrovamento del corpo. Di lui che si autodenuncia, no? Sì. Misteri. No, che lo torchiano, insomma, lui. Ricordo perfettamente la sera in cui... Mamma fu ascoltata per circa 4 ore, io un paio d'ore e subito dopo fu ascoltato papà. Per 6 ottobre 2010 alle ore 20:17 ho preso il comando provinciale dei carabinieri di Taranto e comparso a Misseri e Michele, chiamato a rendere dichiarazione in ordine alla scomparsa di Scazzi Sara. Io sono Misseri Michele Antonio, nato a Mandurria il 22 3 54, residente
a Vedrana, via Grazia dell'Edda numero 22. Io decido di dire a Concetta di venire lei a casa di Sabrina e della sorella Cosima per fare il collegamento quella sera. E loro in diretta si scopre. Speriamo che fuggi di presto. Sì. Non penso proprio che la chiamo a quest'ora. Maria Lucia, entra. Ti succede che è arrivata Maria Lucia, ciao. Salve. Avremmo toccato l'argomento degli amici, avremmo parlato degli amici, siamo io, Alessio e Ivano. E c'ero io, mentre invece dall'altra parte del salone c'era l'avvocato Biscotti, c'era Sabrina. Quella sera Sabrina fino all'ultimo non sa se vuole essere presente in collegamento perché ha dei dubbi, non vuole, alla fine decide di non esserci, quindi segue tutta la diretta. Insieme a noi, solo che non è visibile agli spettatori perché si trova dietro le telecamere. Per il collegamento decidiamo di usare come set il salotto di casa di Sabrina e di Cosima. Quindi a inizio la diretta. Maria Lucia, vogliamo ridire ai nostri telespettatori di questa situazione? Visto, un po' ragazzi, veramente siamo abituati al tinello e alla stanza di Sara, adesso siamo a casa di Sabrina. Cosima, che in quel momento insieme al marito Michele e a Valentina, la sorella di Sabrina, non sono presenti in casa perché quel giorno sono stati chiamati Sabrina, in procura. Ivano, quindi Michele Misseri era sotto interrogatorio. Proprio in quelle ore. Misseri era proprio sotto. A che età si è sposato con la signora Cosima? 23. Cosima mi pare 22. Nel 79 siamo partiti in Germania. E quindi Sabrina e Valentina sono nate in Germania? Quando erano piccole le avevamo in Germania. Piccole dico prima della scuola. Poi quando... l'inizio della scuola, Valentina, l'abbiamo lasciata a casa di mio suocero, che lì c'era pure Concetta. Inizialmente la Sciarelli ci fa le solite domande, no? Secondo te che cosa è accaduto a Sara? Quindi sì. Si è stata presa, Ivano, è stata presa via con la forza, insomma, questo intendi? Proprio per questo motivo, che non saliva neanche con noi in macchina, io penso è un nostro timore che l'abbiamo presa con forza, anzi, quasi sicuramente l'hanno presa con forza. Lei quando ha iniziato a vedere Sara che frequentava la sua abitazione? Oh, Sara era piccolissima proprio, la portava sua madre pure. Da piccola proprio, sempre veniva a casa nostra. E quello stiamo qualche dicendo. Volta ha dormito pure a casa nostra Sara. Quando non andava a scuola o quando non andava all'asilo. Era molto legata a Sabrina? Prima Valentina era molto legata, prima poi Valentina è sposata e si è attaccata più a Sabrina. Ma quando Sara veniva presso la vostra abitazione, venivano a trovarvi anche Concetta, con il marito? C'era un buon rapporto tra le due Natale, famiglie? Sì, per esempio Natale, Capodanno, abbiamo fatto sempre una stessa, tutta una famiglia. Senta, ma quali erano i rapporti quindi che c'erano tra Sabrina e Sara? Io le vedevo spesso che uscivano. Quindi erano buoni i rapporti tra Sabrina e Sara? Sì, erano buoni. Benissimo. Senta, quando è l'ultima volta che hai visto Sara prima della scomparsa? Io prima della scomparsa l'ho vista il 25. Io mi devo collegare immediatamente con Maria Lucia Monticelli. Mi potete dare il collegamento con Maria Lucia che è a casa di Sabrina? Maria Lucia? Si guardi un attimo dentro. Ci vuole dire che ha fatto? Ci possono essere pure degli incidenti. Lei sa che Sara non ha avuto ancora battesimo, abbiamo detto. Però vanno detto su quello. Sì. È arrivata a che ora a casa sua? 25, stavo a aggiustare il motore. Il motore, sì. Io cercavo di violentarle e non voleva. Ma lei è riuscito a violentarle, signor Mister? Ma dopo però. Cioè dopo che era morta? Dopo che era morta. Poi. Io non mi ricordavo. Telefono immediatamente alla mia redazione. Io ero lì a casa con Concetta, con Sabrina, in diretta, quindi non avevo nessun modo. Secondo voi questa dichiarazione è quella vera? Ma alla fine era vero non lo della so, ragazzi, sessuale, no? Io ho sempre pensato che... Non credo, no, non credo ci sia e stato e poi hanno fatto il controllo? No, ma è proprio... Oddio, mi fermo un attimo perché, raga, sentire poi... Cioè, sentire gli interrogatori reali fa sempre molta impressione, devo dire. Un po' per tutto, no? Poi, secondo me, è il momento magari delle confessioni, di queste cose... Sono sempre molto angoscianti, devo dire. Però non lo so, perché sicuramente lui si è tolto un peso, cioè si è proprio capito, lui doveva togliersi questo peso. E secondo me già il telefono era un... Probabilmente l'ho visto come un gesto di aiuto da parte sua del dire, cioè fatemi dire quello che è successo. Però io non so perché
Io sono sempre stata convinta che lui sicuramente, come dicevamo prima, abbia occultato il corpo, ma che stesse cercando di nascondere altro, cioè che abbia comunque voluto proteggere, esatto, proteggere magari la figlia, no, non Sabrina? Cioè, io mi ero fatta un po' questo quadro però in testa. Non capisco perché lo fai all'inizio, poi a un certo punto... E poi coinvolgi tua hai figlia. Hai dovuto coinvolgere gli altri perché? Perché? Tanto la tua situazione non cambia, cosa cambia? Tua situazione, cioè, perché tu lui ucciso. Ha solo occultato il corpo, non ha, lui dice dopo è stata mia figlia a ucciderla in un litigio accidentalmente. Prendi gli stessi anni, non è che... E no, ma tu un conto occultare il corpo, un conto uccidere una persona. Però vabbè, ovvio, cioè parliamo di gravità comunque, cioè. Però è, dico giuridicamente credo Fede potrà magari confermare diverso. È passata di casa per forza, qualcuno la deve aver vista, cioè. Nel senso, si è visto che il corpo poi ha occultato lui. Capito, cioè, dove l'hanno ammazzato, cioè. Esatto, è quello che a me non è mai tornato. Cioè, anche dovesse essere stato Michele, va bene, mettiamo al caso che questa sua dichiarazione. Nessuno ha visto niente, nessuno è uscito, quella, è entrato. È quella esatta, cioè vuol dire che lei è arrivata a casa, ma in quella stessa ora c'erano tutti a casa, perché Sabrina, dai messaggi che ha inviato a Mariangela, ha scritto che era pronta alle 14.38, abbiamo visto. 39. 39. Ti avevano dei messaggi. Quindi dei per clienti. Forza erano tutti a casa. Sì. Quindi voglio dire, anche se poi è stato Michele... Cioè, occultare. Non è che come Sara... Fai? Sara non entrava dal garage, garage, capisci quello che voglio dire? Cioè, non è che Sara è entrata in casa dal garage. Cioè, sarà entrata in casa dalla veranda, alla porta, come ha sempre fatto, avrà salutato, ciao zia, ciao Sabrina, cioè, io mi immagino una situazione normale, no? Però magari è entrata dal garage. Poi cosa fai? Vai in garage? Se magari è entrata dal garage, così? Basta. Lui, cioè, lui vede, non so ragazzi, quello che mi ha sempre fatto strano è, va bene, magari quest'uomo può essere strano, è un personaggio particolare, magari, come dicevamo prima, c'è anche un po' di analfabetismo, tutto quello che volete, ma questo non vuol dire che una persona sia uno stupratore, un assassino, no? Cioè, a un certo punto, senza nessun precedente, mai raccontato, mai esposto né da Sara né da altri, magari Però potrebbe... Io non so come è fatta la casa, però. No, dico di tentata magari violenza da parte dello zio, eccetera. Quel giorno, lei arriva, deve andare a Marco Sabrina, entra dal garage, saluta lo zio la prende, l'ammazza e cerca di violentarla. Non lo so ragazzi, mi sembra tutto surreale. Cioè, come mai quel giorno lui la vede e le stringe una corda al collo? Così. Cioè all'improvviso, e non è che dice ho provato a violentare lui, ragazzi, sentite bene, no prova a violentarla, dice lui, dice dopo poi abusa lui proprio, lui ha detto la dichiarazione fa, ci ho provato, non ha voluto. E loro hanno detto ma ci ho provato quando, e lui dopo ma non ci sono riuscito, no lui lo dice chiaramente, dopo non ci sono riuscito, come fai a non riuscirci sul cadavere, scusami, perché magari hai una coscienza, no, guarda che... scusate ma non mi pare che abbia detto io ho provato prima a violentarla, poi non ce l'ho fatta e dopo l'ho fatto. Scusate. E 45. Faccio fare sul battesimo. Almeno. Volete che posso portare? Che si trovava a Tara. Lei è scesa in cantina. Quel giorno stavo confuso. Mi pare, no, ho sbagliato. E gli ho messo una corda al collo. Scusa. E l'ho ucciso. E l'ho messo una corda al collo. Ma e l'ho Sara uccisa. Era incinta? No, non so nemmeno io perché l'ho fatto. Sara è arrivata a che ora a casa sua? 2:25, stavo a aggiustare il motore. Sabrina era a casa. Cercava di violentarla. Ho cercato di violentarla, non voleva. Ma lei è riuscita a violentarla, signor Mister? Ma dopo però. Cioè dopo che sì, era sì, morta? Ma ho cercato di violentarla, non sono riuscito. Ma non vedi che si è già tutti contraddicendo solo? Telefonarle. E non ho voleva. Cercato di e non, voleva, dice. Ma ok, ma che era viva. Ma aspetta, finisci di sentire quello che loro dicono. Ma lei poi dopo da violentarla, signor Mister. Ma dopo però. Ma cioè, dopo che era morta. Però. Ma lui ha provato. Dopo che era morta. Telefono immediatamente alla mia redazione. Io ero. Cosa vuol dire non voleva? Quindi il cadavere non voleva? No, secondo me lui... Ho provato a violentarla e non voleva. Ma perché lui non vedi che si contraddice in continuazione? Non sì, so anche... ma lui ha provato a violentarla prima e non voleva. Proprio... E poi dopo l'ha fatto. È proprio per quello che sto dicendo che non ha senso. Sì, ma tu mi stai dicendo solo no, dopo. Perché... Prima ci ha provato. No, invece da quello che si vede, secondo me, io lo ripeto... No, da quello che dice. Perché loro gli rifanno la domanda e gli dice no, dopo. Sì, ma lui dice ho provato a violentarla e non voleva. Però dopo, ha detto. Sì, però dopo l'ha rifatto. No, perché secondo me lui, raga, è talmente...
Cioè, secondo me questa cosa non è vera, cioè, capisci quello che vuol dire? Certo, non sto dicendo e secondo me si o secondo capisce il dopo, quello il che prima... sta dicendo lui adesso, in questo, cioè, oggettivamente le parole sue, qua dice in questa dichiarazione che vabbè, lui ha provato a orientarla e lei non voleva. Nella dichiarazione dice adesso, non che sia vero quello che stia dicendo, ne ha dette 7 diverse, sbaglio? 15 ne ha dette. Non so. Però qua fa, cercò di orientarla e non voleva... Non voleva, vuol dire, implica che era viva in un momento in cui cercava di violenza. Esatto, no, ma perché lui corpo... non riesce tanto a parlare, non ha il italiano corretto e non si capisce quando cosa vuole dire quando risponde alle domande degli inquirenti. Cioè, raga, non si capisce, vabbè, è però palese. Dico, comunque, allora cosa devo capire? Ci comunque, tutti secondo in italiano? Me, al di là di, della violenza o meno, a me sì, sembra no, surreale. Stiamo parlando del fatto che tu che comunque dici dopo. Poi non è stata violentata, a me sembra surreale che... Sì, certo. Lei arriva a casa il 14:25, certo. Lui in due secondi le mette una corda al collo, la uccide, ma cerca di violentarci. Cioè, non ha senso, ragazzi. Sì. Anch'io Tommaso l'ho sempre vista così, ma non so, saranno sensazioni tutto, ma io l'ho sempre vista in questo modo, cioè, boh, l'ho sempre vista come, sì, ho occultato il cadavere, però proteggo la famiglia, cioè, proteggo mia figlia, perché sì, sì. Io l'ho sempre vista come arriva a casa, c'è un litigio, Sabrina, magari anche accidentalmente, poi non mi ricordo in realtà come è morta, poi dell'autopsia, forse sì, è stata strangolata, quindi vabbè, accidentalmente, mica tanto. Sarà tenuta ferma. Quindi dico, è successo quello che è successo, poi Michele ha dovuto sistemare, tra virgolette, il danno, mm-hmm. Cioè, non so. Lì a casa con Concetta, con Sabrina, in diretta, quindi non avevo nessun modo per verificarla la notizia. Dall'altra parte ovviamente mi si dice sì, non ti preoccupare, adesso vediamo. Chiudo la telefonata, il telefono, e rientro in salotto, quindi raggiungo nuovamente Concetta. Ovviamente io non dico niente. Maria Lucia, appunto, telefonano a Concetta, hanno telefonato a Concetta per sapere se è vero o no, insomma, se l'informazione che circola sia vera o no, quindi chiedono a lei informazioni. Allora, io in quel momento ho pensato, questa, per tirare avanti la trasmissione, si sta inventando. Cioè, non gli credevo. Concetta, guardi, io non so come dirglielo. Lei ha capito che cosa sta succedendo? Io, ragazzi, me lo ricordo benissimo questa scena. Cioè, non è che potevano andare lì davanti e dire hanno trovato il corpo di tuo figlio. Cioè, capito? Non è che potevano dirglielo così. E lei non capiva. Cioè, ragazzi, io mi ricordo quella situazione. Non capiva, non voleva crederci. No, io quella situazione me la ricordo benissimo. Era, cioè, era incredibile. Io ero incredula. Era terribile. Concetta, io non so come fa perché sta tenendo veramente una freddezza. Concetta, noi speriamo di doverle in diretta smentire questa notizia che sta circolando. Concetta non capisce, perché tant'è che mi passa a un certo punto il cellulare. E dicono che stanno trovando un cadavere. È assurdo? No. Tu capisci? Aspettate un attimo, scusate. Questo era il clima, quindi era ovvio che stava succedendo qualcosa. Dice che si cerca un corpo nelle campagne di Avetrana. E secondo voi lì dove stanno cercando di mettersi in contatto? Ancora non sappiamo niente. Ancora non sappiamo niente. Niente. Ormai la notizia stava circolando dallo studio, Federica accenna al fatto che forse gli inquirenti stavano andando su un posto, quindi decidiamo di dire a Sabrina chiama Taranto, chiama tua madre, chiama tuo padre, Valentina, tua sorella, vedi che cosa ti dicono. E lì iniziò una notte assolutamente drammatica. L'avvocato Biscotti si fa passare il telefono e parla con me, dice ma tuo padre dove sta? E io gli dico, lo stanno interrogando, ma tu lo vedi? E ho detto no, non lo vedo, la stanza è chiusa, ma sei sicura? Sei sicura che tuo padre è lì dentro? Lì poi sentivo la musichetta di chi l'ha visto durante lo stacco pubblicitario. Allora ho chiesto ai carabinieri lì presenti, che nel frattempo erano arrivati, dicendo ma possiamo un attimo dare un'occhiata a chi l'ha visto? No, non possiamo, non siete autorizzati. L'ANSA dice che i carabinieri starebbero cercando il cadavere sulla base delle dichiarazioni fatte dalle persone interrogate oggi per ore. E avvocato, a lei risulta che è stato interrogato oggi per ore solamente Michele e sua moglie? Io dico sempre, quando lo racconto pure agli altri, mia madre gli è invecchiata all'improvviso.
Cioè, ricordo che portò la testa indietro e un po' nel vuoto. A un certo punto alza la testa e dice: ma papà ha fatto male a Sara? È possibile? Sì. Amici, sai cosa sta uscendo fuori? Che dall'interrogatorio di papà, come sai che gli è confessato e sta trovando la Sara? Mi sa, Sabri, mi sa. Come ti sa? Mi sa, perché non c'è papà, non c'è qua. Io sto trovando papà? Non lo so, Sabri. Vuol dire qualche cosa, mi scusi? Allora, stanno chiamando alcuni giornalisti per sapere se un'informazione che sta circolando è esatta. Concetta era lì, in quella stanza, e non voleva andar via. Non voleva andar via perché era l'unico punto, posto quello, dove avrebbe potuto avere delle informazioni. Tant'è che mi chiedeva di chiamare i carabinieri, di chiamare gli inquirenti, però in quel momento nessuno era raggiungibile. Sono uscita fuori a chiamare Walter Biscotti, il legale. Per dire, se non è più lì... Ma Slave ha ragione, dice, ma la polizia non ha ragione, l'avvocato, ma nel mentre che si fanno queste cose vanno a portare il corpo, non, magari non talmente... c'è bisogno, cioè non le so queste cose legali. Non ho idea. Tutto lì, tutto in... non so, mi sembra così surreale rivederlo dopo anni. E non è autorizzato a parlarne, quindi comprendendo il senso di agitazione che poteva accadere in un momento del genere, perché i giornalisti stavano chiamando, in diretta televisiva Federica Sciarelli cominciava a dire che stavano arrivando delle notizie di agenzia d'ANSA dove Michele Misseri aveva confessato l'omicidio. E quello che è successo è un qualcosa... è stato qualcosa di inaspettato. Si è bloccata la diretta, nessuno diceva niente, nessuno si aspettava una cosa del genere. Durante uno dei momenti in quella serata in cui non eravamo in onda, ho raggiunto Sabrina che era andata, piangeva, disperata, era andata a rifugiarsi, diciamo così, nella stanza dove di solito faceva i trattamenti estetici, dove lavorava, per consolarla, no? Lei urlava dicendo: no, non è possibile, non è stato mio padre, lo hanno incastrato, lo deve dire a me personalmente che è stato lui. Mio padre è un debole, mio padre è messo sotto pressione, dice quello che vuoi tu, al contrario di me, io sono una che, anche se la metti sotto torchio, comunque dico sempre la verità, io sono più tosta, lui invece è una persona debole, quindi gli avranno fatto dire cose che non ha fatto. Scusami. Da lì abbiamo sentito che già la stampa sapeva tutto e poi c'è stato il mandato 4 giorni dopo di arresto di Anna Maria Franzoni, ti ricordi? Sono i tempi lunghissimi delle procedure nella prima volta che familiare. Sì, è vero, Fede, una delle cose più brutte è scoprire così dei giornalisti. No, solo non capivo il fatto dell'avvocato, cioè se deve essere sempre presente. Durante tutti i passaggi, cioè. Vedi? Cioè, perché perché in quel caso, mentre Misseri. Perché c'è stata la fuga di notizie apposta, no, precisa, no, per chi l'ha visto, probabilmente. Valentina, Cosima e Michele stavano nella sala di interrogatori, stavano facendo l'interrogatorio, non era presente il loro avvocato. Cioè, quello volevo capire. L'avvocato dei Misseri, no? Giusto? Era presente? No. No, in quello poi... era Scazzi che chiamava, proprio degli Scazzi. Si è capito poco e nulla. Che era con... Pronto? Come mai? Ho chiamato, ma qua stanno dando notizie terribili. Non lo so, non so un cazzo. Madonna mia, madonna. Dici che lo zio ha... un studio dicendo... Invito comunque tutti alla massima cautela, indipendentemente dalle agenzie, perché le notizie si possono ricalcare anche se sono false. Però sento Sabrina che piange. Senti, uno mi sbaglia che avrei piccato io con Alessio, sai? Va bene. Ma è possibile che si intorno papà Valentino? L'ho già detto pure io qua, non è da fare da posto del genere. È possibile, questo è qualche modo che non scalpo. Non sappia nulla, raga, cioè. O è un delle dote teatrali incredibili. Valentina, so. Davvero scusa. Moriamo, Valentina, non preoccupare, ma vedete come ho spinto la stazione. Cioè, qua senti, sembra una roba. Concetta, andiamocene perché
ce ne dobbiamo andare, insomma. Quando l'avvocato e Concetta decidono di andarsene, di tornare a casa di Concetta, è perché pensano e sperano di trovare lì qualcuno degli inquirenti a dargli informazioni. Questa è la situazione di quella sera. Maria Lucia, tu adesso stai fuori dalla casa, giusto? Stiamo uscendo dalla casa di Sabrina. Io sono uscita e adesso stanno smontando le luci e quant'altro c'è dentro, proprio per permettere a Sabrina di uscire di casa, chiudere e muovere verso Taranto. Finita la diretta, ovviamente ho avuto un crollo emotivo, però io mi sono diretta lo stesso con la troupe sul posto e arrivata abbiamo trovato il luogo non perché avessimo delle indicazioni precise, ma perché muovendoci abbiamo visto delle luci forti, molta gente, tante macchine, quindi non poteva che essere quello in mezzo alla campagna, in mezzo agli uliveti. Non mi dette alcuna certezza perché probabilmente ancora stavano facendo le ricerche nel pozzo. Abbiamo aspettato lì tutta la notte, fino al mattino, fino a quando non è passato il feretro di Sara che veniva portato a Taranto. Quella fu una notte che io difficilmente riuscirò a dimenticare, perché eravamo in cucina, io e Concetta, siamo stati in silenzio, senza dirci nemmeno una parola, lei seduta sulla sedia, io seduto sul divano, e aspettando notizie che speravamo che non arrivassero mai, che erano infondate, roba del genere. Quella notte... Strana questa chiamata. Ciao. No, nel senso che se dovesse parlare cosa di mio padre, boh, non certo. So cosa fare al telefono, minchia, cosa ne potrei dire, cioè non... Io sarei impazzito. No, non saprei. Cioè, ma che cazzo hai fatto? Ma come cazzo fai? No, ma cosa è successo? Ma tutto a posto. No, più che altro gli direi... Ma come ti è venuto in mente? Cioè, ma sei stato tu... Cioè, nel senso, mi farei forse ancora questa domanda, no? Sarei ancora incredula, no? Di quello... Certo. Chiamata strana. Non so. Anche questo Slave sembra anche troppo interessato nel dover parlare con suo padre. Come se dovesse dirgli occhio, cioè. Però è un dubbio. Ognuno reagisce insomma. È stata una cosa. All'improvviso ci ha preso e. Non sappiamo che dire. Guarda. Sono cose che ti segnano. Era un bravissimo uomo. Io ci metterei non la mano, la testa nel fuoco, che non è stato lui. E per quello che ha fatto, secondo me, è peggio di un animale quello lì. Siamo rimasti tutti meravigliati, sgommetti. Non so come deve spiegare. Ma è uno schifo quello che ha fatto. In Avetrano non è successo mai. Ci troviamo di fronte a un mostro, punto e basta. Vabbè, poi mio padre deve pagare per tutto quello che ha fatto a Sara. Basta. Ricordo un gruppo di ragazzi che gridava Michele assassino, era una situazione, cioè già avevamo scoperto di avere un papà assassino, Sara che non l'avremmo rivista più, mia madre che era ammutolita, mia madre sentiva la televisione, soprattutto quando papà confessa la violenza. Perché l'ha aggredita? E quello non lo so, forse... Insomma, il problema era il trattore che non partiva. Comunque io penso pure quasi che stava vestita così di quel modo. Io non l'avevo vista mai vestita così. Perché c'aveva le dentine da bagno, un pantaloncino proprio per dire che stava sopra. E sopra lo stesso. Sostanzialmente lei voleva avere un rapporto sessuale, sì, con sua nipote. Però prima non c'è stato niente. Però in quel momento, sì, ha pensato di avere un rapporto sessuale. E quindi l'ha presa per avere un rapporto sessuale. E la ragazza avrà resistito. No. L'ha presa da dietro. Mia madre è l'unica cosa che diceva: che cosa, schifo, no? Che schifo. Agghiacciante. A me questa cosa pensa. No, a parte la situazione. È agghiacciante anche che la moglie di Misseri sia. Che Sara fosse praticamente identica a sua moglie da giovane. Questa roba è anche agghiacciante, perché
Cioè, da un lato mi fa dire che probabilmente potrebbe essere stato. Poi non so che è successo dopo, che si hanno fatto le analisi e tutto, magari non c'è mai stato niente. Però poi vedendo le foto della Cosimo, si chiama Cosima. Cosima si chiama. Che è identica a Sara da giovane, ora che ci ripenso, perché io non avevo mai visto le foto. Però, secondo, Cioè, è però raga, da quello che agghiacciante, raga. mi ricordo non c'è stata la violenza. Perché È solo è stata una roba sua che si è inventata. poi ovviamente Hanno anche fatto le Sabrina è analisi, no? stata incarcerata, non, se ci fosse stata violenza avesse fatto tutto Michele No, che... dico da quello che sto vedendo finora, Sì, poi io non certo, però da so. quello che Guarda solo ricordo... quella. Era... mia madre non parlava più. Quando lei si trovava in cantina ad avere questa azione delittuosa nei confronti di Sara, il cellulare è squillato? Sì, che è squillato. Quante volte è squillato? O 3 o 4 volte, ce l'aveva in mano Sara, poi è caduta a terra e È caduto da si è terra. aperto. E nel momento in cui gli stava stringendo il Sì, collo, che non sì. poteva rispondere. Era Sabrina che la stava chiamando, io non l'avevo vista che stava fuori. Senta, lei sa se Sara aveva le mestruazioni? Ma questo non lo so, penso di No. sì. Perché i tetti già si erano ingrossati abbastanza, dico, penso, può essere pure che era Ho signorina, non capito. ci aveva fatto mai caso. Mai caso di questa situazione. Cioè, No, in non quel c'è stata momento soltanto violenza, le è l'ho venuto incontrato sto mattina. raptus. Sì. Ho capito. Non lo Che so cosa è cosa mi successo? abbia successo, Io stavo per nervoso, il però sì, trattore stava nervosissimo, nervoso. sì. Che poi il Sì, trattore che non... sembra una cazzata. No, ragazzi, però io quando... cioè, stavo Che nervoso per poi il per il trattore che non Ah, che poi partiva e allora diventato. faccio Io mi violenza su mio ricordo che nipote. divenne un meme Ma questa roba certo, ma del sì, ma è trattore. una cosa che non sta in piedi. A me sembra che Sabrina si aspettasse di essere coperta, per questo sin dall'inizio interesse del cio... Pedante, Ah, faceva la sì, confessione notturna di Michele, sì. certo. Anche beh, Non è partito il pare. successo di questa storia. Se Eh parte sì. il trattore, Sara era ancora in vita. Ho detto Questa più... roba No, è io non posso veramente. sentirla questa cosa qua. Cioè, è Cioè, anche scandaloso quello se che il dice. È un trattore matto, fosse un partito, matto. Sara Cioè, sarebbe ancora viva. Ma questa è cosa stai psicola. Cioè, questa è dicendo? dichiarazione di una persona psicolabile. Cioè, veramente un matto. Veramente un matto. Cioè, come fai a dire una roba del genere? Ragazzi, Ma non ha anche se vuoi senso i coprire tua collegamenti che figlia. fa. Anche se vuoi coprire tua figlia. Cazzo, ma è follia. Cioè, se il trattore fosse partito, Cioè, allora Sara io ero sarebbe nervoso, partita. ho visto Sara che era in No, costume ed è no. entrata dal garage quando di solito entrava dalla porta, anche Agghiacciante. questo, vabbè. Agghiacciante, Fino adesso ero sempre pulito, adesso non più. comunque. È stato lo zio a uccidere Sara Scazzi. L'ha strangolata, poi ha abusato di lei e infine ieri sera ha crollato, ha confessato, indicando il pozzo in campagna dove aveva nascosto il corpo della nipote. Nel momento in cui dichiarano Michele colpevole di aver ucciso Sara, accetto la notizia perché quella è la notizia. Michele era una persona che lavorava dalla mattina alla sera. Mai si poteva pensare perché era una persona grande lavoratore. Una persona veramente brava e per bene. L'azione che ha fatto no, ancora tutt'oggi non ce lo spieghiamo. Già l'indomani fu descritto come l'orco di turno. Mi ha rifiutato, l'ho uccisa e poi violentata. L'agghiacciante confessione. E lei Lontano. intanto che cosa ha fatto dentro con Sara? È rimasto in attesa così? Sara l'ho coperta così, con un cartone. Ho aperto il portone, metà, ho preso la macchina, ho trasformato indietro, ho tolto tutto quello che c'era nel cofano e l'ho presa, l'ho stesa nel baule e poi ho messo il cartone che l'avevo coperta sopra. A questo punto che cosa fa con Sara dentro la macchina, nel garage? No, il garage l'ho chiuso e in quel momento è venuto Sabrina di nuovo. Ho detto io sto andando fuori a campagna. Ha detto noi dobbiamo vedere se trovo. È venuta Sabrina di nuovo. Cioè, perché di nuovo? Capito? Anche queste cose. Dobbiamo vedere se troviamo Sa, Sara. cioè, ragazzi, non lo so, poi tutto questo trambusto, cioè, immagino, nel senso, avete visto Michele? Cioè, Michele non è King Kong, voglio dire, Sara probabilmente era più alta di Michele e ha 15 anni. Cioè, va bene, ok, magari l'hai presa anche da dietro le colte di sorpresa, ma vuoi che Sara non cerchi di, non so, di vincolarsi, di Certo, difendersi, fa cazzo fa. casino, immagino il garage pieno di Urla, attrezzi, cioè. pieno di cose, magari anche se non ti sta... Si Cioè, mette a tutto urlare. in silenzio, tutto in Cazzo silenzio. è diabolic, Cioè, tutto in Michele Misseri. silenzio con Sabrina e In Cosima in casa. casa. Cioè, no, ripeto, non è che poi hanno una reggia di 300.000 chilometri quadri.
Però vedi che il garage è lì, Silvia, è sulla strada. Sì. Potrebbe essere entrata al garage. No, No, dico no, certo, che poi. assolutamente per il fatto che sia entrata la strada, certo, potrebbe, assolutamente. Però non... Vabbè, vediamo che sono curioso su. Non lo so. Prova Sara. Stava sola, Semperina? No, c'era pure Mariangela. E che cosa ha fatto col cellulare? L'ho messo in una stoffa di pezza e l'ho portato via. In campagna con me l'ho portato via. In contrada Mosca. Mosca. Sì. Ma lei aveva già deciso dove lasciare il corpo di Sara? No, mi è venuto così in spontaneo, che mi ricordavo di quel pozzo che avevo lavorato. Lei si è messo nella sua marbella, nella macchina sua e se n'è andato in questa campagna. Sì. Benissimo. Dove è andato allora? Ho portato da sotto l'albero vivo. Ecco, che cosa ha fatto? Ha spento il motore della macchina? Sì, e Che ho cosa ha fatto? sceso Sara a terra, dietro la macchina. E che cosa fa in questo momento? L'ho violentata. Ovviamente lei era già morta. Sì. Quanto è durato intanto questo rapporto, signor Michele? Pochissimo. Ma lei ha eiaculato? Sì. No. Quando le è venuta l'idea? Quando sono andato sotto l'albero di mio padre, l'anno stesso. Cioè, è passato, ha visto l'angolo del figo, le è venuto in mente, forse posso avere un rapporto sessuale lì. E sono andate così le cose? Sì. Che cosa è successo, Gian Michele? Ma non lo so nemmeno io. Non lo so nemmeno io, non mi so spiegare proprio. L'avvocato dello zio, che ha, come sapete, confessato l'omicidio, annuncia che chiederà la perizia psichiatrica, ma ci sono ancora molte zone d'ombra nella ricostruzione del delitto. I dubbi sono soprattutto relativamente alla fase dell'omicidio. Molti, molti aspetti, molti punti sono contrastanti, non tornano. Quindi dopo Diciamo la noi, violenza, no? L'ho messa di nuovo in macchina. quindi praticamente lei la spoglia poi di nuovo e la butta in questo pozzo. Sì. Ricopre il pozzo, che cosa fa? Sì, l'ho ricoperto. Perché mi ho sentito, come devo dire, in colpa. Mi volevo, non so nemmeno io cosa volevo fare. Io ho fatto qualche Ave Maria, segno di croce, E se n'è e mi andato. sono andato. Che animale, che animale! Un animale, veramente un animale! Questa tipologia di soggetti sono spinti esclusivamente dalla volontà di soddisfare i propri impulsi, per cui tutto diventa secondario. La vittima è semplicemente uno strumento attraverso cui soddisfare appunto la propria pulsione sessuale. Parliamo di un pedofilo assassino. La mamma di Sara ha sempre detto di indagare a 360 gradi, a cominciare da lei stessa, proprio perché probabilmente sentiva che c'era qualcosa che dentro il suo cuore probabilmente non la convinceva. Lì cominciano ad arrivare gli insulti. Lei, ragazzi, per chi non c'era altro, lei, la Sorella sorella, di l'altra Sabrina. di Sabrina, esatto. Mi ricordo anche una scritta su un lenzuolo bianco davanti a casa di Concetta. Michele Misseri, assassino, parole terribili. Voi avete scritto pena di morte? Ma certo, per lo zio, se si può chiamare zio animale, perché non è una persona, non è degna di essere chiamata persona, naturalmente. E quel giorno, quando lei ha detto ai carabinieri di avere trovato il cacciavite sull'albero, in realtà lei non aveva trovato proprio niente. No, non ho Non aveva trovato trovato niente. niente, No, era tutta era una falsa. tutto invenzione. Valentino ho chiamato. Valentina, chiama Valentina. Per fare una falsa. La questione oramai la potremmo, e uso sempre il condizionale, considerare risolta, diciamo, al 90-95%. C'è qualche aspetto da approfondire, vabbè, ma su questo non possiamo parlare. Sicuro che lei non ha detto a Sabrina è successa questa disgrazia, aiutami a No, trovare mai, la scheda. Sabrina non sa niente Non proprio. sa niente Sabrina Niente, di questo qua. niente, Ma c'è qualcuno che sa qualche cosa? No, no, nessuno, Nessuno sa nessuno lo niente. sa, nessuno, Quindi l'iniziale nessuno. dice così, solo io Solo so il lui è stato, fatto. dice. Esatto. Ma tu cosa hai pensato in questi giorni? Tu, quando eravamo qui, purtroppo quella sera, come hai detto tu, no, in diretta. Io non ho voluto credere fino all'ultimo perché non ho mai dubitato. Io il pensiero che mi sono fatto l'hanno incastrato, l'hanno voluto incastrare. Il giorno dopo intervisto Sabrina. A quel punto Sabrina ormai era consapevole della realtà. Finché non ho capito quando è stato mio padre a portarli dove si trovava il corpo di Sara. Tu l'hai Quel visto? momento ho iniziato a capire che c'entrava mio padre. Però prima non avevo mai capito niente, mai. Quindi era consapevole, aveva preso coscienza di quella, di quello che la sera prima o due giorni prima negava con Non riesco a capire. vehemenza, con
niente. Anche perché io con mio padre avevo un bellissimo rapporto, c'era abbastanza dialogo. Ma non capisco perché. Dicevano che aveva un rapporto. Cioè, dimostrano sempre stretto, tranquillità. Non mi ha mai fatto dubitare di qualcosa, mai. Ciao, papi. Cazzo, è possibile? C'è il passato di queste persone. Sì, sì, sì. Quando mi daranno modo, io voglio parlare, voglio vedere. Perché alla fine sembrano persone, cioè, qualunque, normali, no, che certo, tu ritrovi come, in casa. Come poi succede nella maggior parte di questi casi, sì, no? Cioè, vai a un Natale e ti trovi questa gente, no? Esatto, vedi, anche Jacopo dice, pure questa famiglia è una famiglia di grandi lavoratori che non hanno mai fatto niente di male prima di quel momento. È vero, Cioè. Forse si sentiva in dovere di farla perché sin dall'inizio lei si era fatta fagocitare un po' da questo sistema, no? della televisione, delle interviste. Sì, lei era proprio dentro. Che giro, non soltanto lei aveva, come dire, aveva assecondato, perché poi a Vetrana non ce n'era stato uno che si era sottratto alle telecamere, quindi non era solo Sabrina quella a cui piacevano le telecamere. Certo, come dicevo. Fermano, perché non ero autorizzata ad entrare. Grazie a una giornalista io riesco ad entrare. Mi fanno entrare in casa, Sabrina non c'era. C'era mamma e mamma mi dice: c'è papà giù. Nello stesso giorno sua figlia Sabrina viene convocata dai carabinieri di Manduria. E Sabrina dice: ah, meno male che mi hanno chiamata, che devo essere interrogata. Così finalmente mi tolgo, chiarisco tutto quanto, visto che in televisione parlavano già dei sospetti su mia sorella. Così finalmente io posso chiarire la mia posizione e possiamo stare, insomma, un pochino più tranquilli. Lo perquisiscono mo. Capite? Noi siamo. Cioè, adesso cambia ancora. Di nuovo. Perché ora lui ricostruendo comincia a dire minchiate, no? Quindi sono passati praticamente solo 10 giorni dal ritrovamento del corpo e dalla sua confessione. 10 giorni. Quindi hanno fatto il sopralluogo nel garage, sopralluogo lì al campo per ricostruire, no, la vicenda. E quindi vediamo cosa dice. Jacopo. E vediamo come ci arriva questa cosa, perché non me lo ricordo. Le ore 15:20. Il difensore, l'avvocato Daniele Galoppa, chiede di poter porre al suo assistito alcune domande. Prego, avvocato. Ha stretto al collo la corda a Sara. Aveva intenzione di ucciderla? No, volevo darle solo una lezione. Va bene, poi. E questo perché? Te lo aveva detto Sabrina? Sì. E perché? Non si poteva sapere per le altre. Sapere in giro? Per sapere in giro. Il paese. Sapere in giro il fatto che lei aveva toccato il sedere della bambina, sì, che l'aveva molestata? Sì. Perché Sara minacciava di dirlo in giro? Sì. E questo qua l'ho detto Sara a Sabrina? Sì. Cioè Sabrina le ha detto: papà, vedi che dobbiamo dare una lezione a Sara, sennò quella va in giro a dire che tu l'hai molestata? Sì. Senti Michele, in quella circostanza Sabrina ti ha detto che ti avrebbe portato Sara sotto il garage? Sì. Quindi ti ha detto: siccome deve venire alle 2:30 per andare a mare, te la prendo e te la porto nel garage e gli diamo questa lezione. E poi come mai invece di spaventarla poi avete stretto tanto che la piscina è morta? Non lo so, forse è stato... Non è che è scivolata, non è che è inciampata ed è capitata... Può essere pure, non ricordo preciso come... Come è avvenuto poi. Può essere che è urtata da qualche parte, inciampata. Può essere pure che è inciampata con le scarpe che c'aveva e si è tirata giù. E si è tirata giù, ok. Ma dice quello che... Tua moglie era d'accordo a dare questa lezione? Non c'era mia moglie. Non ci stava tua moglie? No. E se l'avesse saputo che cosa sarebbe potuto succedere? Fin mondo. Va bene, Michele, va bene. Non lo so, cioè, a me sembra molto uno che... No, allora, sicuramente che vuole finire gli interrogatori, ci si sia tutto, No, invece secondo può me... Può essere, sciappata può essere. No, no, sicuramente questo perché l'avvocato, cioè in questi giorni l'avvocato, ovviamente l'avvocato di Michele, che lui si occupa di Michele, comunque ha iniziato a una strategia, sì, capito? A mettere in atto una strategia e quindi vedi che è lui a fare le domande, cioè è il proprio avvocato che dice... Ma è perché Sabrina non voleva farlo sapere in giro, il che non me lo ricordavo, ma
comunque potrebbe essere per me una probabile spiegazione, cioè nel senso, magari veramente Michele ha provato un approccio, l'ha molestata, cioè ragazzi questa cosa Ma in precedenza però allora. è possibile che sia successo anche in precedenza, è possibile che magari sia successo anche più volte, quando Se hai, la deve portare sì giù ragazzi, quando hai dopo. 15 anni e sei una nipote, non è facile magari parlare di queste cose, magari poi un giorno lei invece di dirlo alla propria madre, Sara, l'ha detto direttamente a Sabrina, l'ha detto a loro, Sabrina si è agli zii, e le ha spaventata. detto ma è successo questo, io adesso vado a dirlo a qualcuno, eh? E Sabrina, per il rapporto che ha con il padre, comunque per difendere la propria famiglia, magari veramente anche Potrebbe lei essere un all'inizio voleva momento, darle dici. solo una lezione e poi magari è finita male. Cioè, per come è Ma fatta di carattere lei, Jessie. per la personalità che ha e per il rapporto che ha con il padre, Può essere, guarda che può cioè. essere un movente. In effetti, ci può stare Cioè, tutto. una storia del genere è molto probabile, ragazzi. Quante volte è successo? Cioè, quante sono già successe queste Potrebbe storie, essere una delle storie più veritiere tra le 18 confessioni che farà tra poco. Quindi, cioè, tra il in fatto effetti, se pensi Sabrina anche era una famiglia di giù, le gelosa. famiglie di giù sono anche un po' così, conoscendo. Non per fare Sai, differenze, ma. una volta succedeva anche di più e a volte, e ragazzi, purtroppo una volta era anche ritenuto no, quasi norma, cioè normale, anzi, chissà in Sì. quante famiglie, non sappiamo, ma magari cugini con cugini, nipoti che sono stati molestati da zii, cioè ragazzi, purtroppo è brutto dirlo, è crudo, ma è la verità. Sì. Quindi io magari mi immagino una situazione del genere e quindi secondo, cioè io la vedo tra la... Non so, la probabilità che lei, Sabrina, era gelosa e allora ha ammazzato Sara. È tutta estate che uscivano insieme. Cioè, nel senso, che bisogno avrebbe No, avuto? infatti. Non lo so, mi sembra. Mi Mi sembra già più plausibile, in effetti. sembra abbastanza plausibile questa cosa, comunque, no, ragazzi? Poi magari anche la moglie lo sapeva, era lì, non lo so. O sicuramente, sai, sì, lo sapeva, ma non diceva niente, no? Sai queste cose che succedono Sì, nelle famiglie. certo. Il preverbale viene richiuso alle ore 15:25. Sabrina è ancora nella caserma quando Michele pronuncia le parole che abbiamo appena sentito. Non stai sola, Da. No, sto in compagnia. Beh, meno male, almeno puoi chiacchierare. Sì, mi sta trattando con i guanti. Va bene, Ciao. beh. Ciao. Buongiorno e benvenuti al TG2. Nuovo colpo di scena, dunque, come avete sentito, nell'omicidio di Sara. È stata arrestata nella notte la cugina Sabrina e accusata di sequestro di persona, di omicidio volontario. Io scopro che Sabrina viene arrestata mentre guardo quarto grado insieme a mia madre. C'è proprio una parte in cui l'inviata dice Sabrina è stata fermata. Ma non capiscono niente, non capiscono. Ma che sta succedendo? Fammi vedere. Concorso in omicidio, ma come si può fare una cosa del genere? Papà non ci stai buono con la capo. Concorso in omicidio. L'impressione che ho avuto in quel momento è che comunque tutto quello che si era scritto andava riscritto. Mi sono appassionato a questo caso perché mi sono reso conto che si stava consumando una ingiustizia enorme nei confronti di questa ragazza e che questa ragazza doveva essere comunque aiutata, e anche per motivi proprio di solidarietà umana nei confronti di una ragazza che era sola di fronte a questo meccanismo mostruoso che è la macchina giudiziaria e quindi non la si poteva abbandonare. Cioè, questi momenti non li Aspetta, capisco. aspetta, perché c'è l'avvocato davanti che dice, come per Ma dire, perché? Michele, cioè, di quella, cioè, lo spinge come per È dire, oh, impressionante, cioè, ragazzi. di qua si mette male, Michele, di quella cosa, aiuti, devi aiutare, Michele, perché qua c'è da, com'è la situazione? No, comunque lo diciamo sempre che Comunque queste sembra scene sono che, le più, cioè, cioè, lui è veramente, impressionanti per me. lui non sa che cazzo dire. Sì, no, dico, questi silenzi, sai che ogni tanto lo diciamo, no? Sì. Anche gli interrogatori, le pause, i silenzi, come vi dico sempre, no? Questa capacità di comunque trattare bene, insomma, di essere benevoli, amichevoli con la persona per capire fino in fondo. Io probabilmente non riuscirei mai, cioè, è una cosa che Sì, è con il possibile impressionante killer, comunque. col papabile killer, sì, certo.
liberati. Ma lui lì è impacciato, non sa nemmeno quello che deve dire. Chi ti ha aiutato? Non mi ha aiutato nessuno. Poi parlano della SIM. Dice, ma Michele, ma se non sa neanche che cos'è la SIM. Ma tu sapevi che un cellulare è una carta SIM? Cioè, sarebbe quella carta che metti dentro. Quanto è grande questa carta che si mette dentro? Una carta piccola così, una carta piccolina. Ma io vedo che papà fa questo gesto per dire guarda la SIM è la scheda del telefonino, però è talmente imbambolato, grazie, certo, che non riesce neanche a esprimersi. Chi ti ha detto una vita che di c'era la SIM? Michele, chi ti ha detto che c'era la SIM nel cellulare che doveva essere trovata? A chi ha fatto vedere il cellulare di Sara? Il cellulare non l'ha visto nessuno. E chi ti ha detto che c'era una SIM da cercare? Io la SIM l'ho sentito sempre da tutti, c'è cioè la SIM. Però non l'ho mai vista di che colore. Posso parlare un attimo con il mio assistito? Sì, attimo, sì, prego, sospendiamo. A che ora? Sospendiamo alle ore? Sì, sospendiamo. Ore 8, sospendiamo un attimo. Quella videoregistrazione viene interrotta. Viene interrotta e l'interrogatorio riprende 3 ore dopo. Le cuffie? Va bene. Viene sospeso il verbale alle 11.35. Quindi alle ore 14.26 viene riaperto il verbale di ascolto di Mister Michele. Io voglio sapere, in queste 3 ore, che cosa è successo? Non c'è un video? Non si sa che cosa abbia fatto in quelle 3 ore Michele Misseri, con chi abbia parlato, con chi si sia potuto appartare. Certo è che quando riprende, Michele Misseri, dopo un po', introduce la figlia sulla scena del delitto. Ma infatti si vede che Michele lì non sta proprio in perfetta forma. Da come parla, cioè si vede benissimo che non è lui. Io ricordo che la Corte d'Assise trasmise quel filmato durante il dibattimento e io feci una domanda specifica, mi pare che era proprio il capitano Abbasciano, gli chiesi quali erano le condizioni psicofisiche di Michele Misseri e quell'ufficiale, con l'onestà intellettuale che gli era propria, disse si vede, cioè io non devo dire niente. Perché sembrava avesse perso un po' di lucidità. Ripeto, le immagini parlano chiaro. Qui non era lucido. Se fino adesso le intercettazioni hanno avuto un ruolo importante per le indagini, in carcere le ambientali apriranno nuovi varchi verso la verità. Particolarmente significativi sono i primi colloqui. Mi ha detto che io sto con Sabrina e va. Quindi qua abbiamo Michele che parla con Valentina. Hanno detto che sto coprendo Sabrina e Ivano. Vediamo bene attentamente cosa si dicono le intercettazioni ambientali. Cioè, io sono innocente e questo è colpevole. Io ho detto che non posso far fare carcere agli innocenti. Questa cosa la tinta a loro? Tutto, certo. Tutto. Non capisco perché non vogliono, non ti credo, non dai, ti fanno una stavo. Perché la Sabrina decide dove devo andare a casa. Ma ti dico, ma non potevi fare una cosa del genere tu. Non lo potevi fare alla Sabrina. Bottito stia. Erano dei farmaci, erano a far freddo la notte. Tranquillanti erano. La notte non mi ha fatto proprio niente, tutta la mattina. Quindi ha preso i tranquillanti che hanno fatto effetto la mattina. Ci muore la Sabrina per il monte. Eh? E tu l'hai messa la guarda in canna. Eh? Ah, allora te l'hanno consigliata. Ma il tuo PM erano essere. Ma l'UPM non ti può dire così, capito? Cioè tu diciamo che è stata la Sabrina, ti hanno detto, no? Ditto. L'UPM mi ha detto così, oddio. Io non penso che l'UPM non mettono in carcere qualsiasi cristiano, capito? Cioè, sono cristiani serie, papà. Ma io li ho stati a te, tu come è stato per quei giorni, come è riuscito che tu lo tieni? Mamma, ma è corto questo giorno? No. È buono, è vero che te la sonnavi la notte, la Sara? La sono tutto ora. Che ti dici, mo? Ora c'è che mi sono giovanni che era staccati e adesso sarmo. Ma raga, che brividi questi comunque. Non
riesco a capire. 29 giorni dopo il ritrovamento, 5 novembre. Anche il PM. Io incontrai PM. L'avvocato Galoppa sul finire dell'ottobre del 2010. Tenni una conferenza, un seminario dedicato alle tecniche di interrogatorio. E lì mi prospettò la possibilità di una collaborazione con lui nella vicenda che stava seguendo in qualità di avvocato d'ufficio di Michele Misseri. Il 4 novembre ricevetti l'incarico. E il 5 novembre io ero in carcere a Taranto. Il 5 novembre Michele Misseri, deludendo le aspettative di quelli che erano intervenuti in pompa magna in carcere per interrogarlo, comincia a rendere dichiarazioni trite e ritrite, non sta introducendo nulla di nuovo nel suo racconto, soprattutto in ordine alla responsabilità della figlia, che poi è l'unica cosa che interessa a chi lo deve interrogare. Ad un certo punto l'interrogatorio di Michele Misseri, sollecitato dal difensore, viene interrotto per consentire all'imputato di conferire con il difensore e con la consulente, che è la dottoressa Bruzzoni. E io non so cosa sia successo, certo è che dopo l'interrogatorio riprende e Michele Misseri dà una versione diversa. Buonasera, ultima edizione di oggi del TG2. Subito un collegamento in diretta con la Puglia. L'argomento è l'omicidio della giovane Sara. Sì, buonasera da Taranto. La clamorosa rivelazione sarebbe che Sara Scazzi sarebbe stata uccisa da Sabrina Misseri. Sabrina Misseri avrebbe agito da sola. Dopo una prima fase di colloquio con lui arrivò questa comunicazione per noi veramente deflagrante. Non me faccia parlare perché alcune cose rituali ci sono state, però ecco, preferirei non commentarle. Ecco. Michele Misseri stesso riconosce che è persona che è facile condurre da un punto all'altro a seconda di come viene interrogato, di come viene pilotato, eccetera, eccetera. A quel punto, francamente, questa dichiarazione ci colse di sorpresa. Ragione per cui proponemmo a Misseri la possibilità di continuare a raccontare questa, diciamo, questa nuova verità, però alla presenza dei magistrati. In questo interrogatorio, oltre al fatto di dire che la colpevole è la figlia e solo la figlia, colpisce il fatto che Michele cambi l'arma del delitto. Michele Misseri ha fatto trovare nella sua auto la cintura che ha detto di aver sfilato dal collo di Sara, ma su quella presunta arma del delitto c'è un centimetro di troppo che rende necessarie verifiche e analisi. Subito dopo l'autopsia di Sara, io ho telefonato al professor Strada, il medico incaricato di eseguire l'autopsia, per avere le informazioni. E ricordo che appunto lui mi disse che l'oggetto usato per strangolare Sara era stata probabilmente una corda di un centimetro e mezzo. Mi diede anche le misure di questa corda. Naturalmente, dal punto di vista accusatorio. Ragazzi, è di una confusione questa storia. Io faccio fatica a starci dietro. Cioè, non so voi, ma io faccio molta fatica. Cioè, mi ricordavo questo cambiamento di versioni ogni due giorni, però non mi ricordavo nel dettaglio, cioè, ciascuna versione cosa dicesse. Ok, scusate. Perché partiamo da lui fa ritrovare il corpo, lui è stato a uccidere, cioè a cercare da di violentarlo, ucciderlo e buttare il cadavere. Poi è stata Sabrina che le ha detto di farlo e dare una lezione, e adesso Sabrina che invece l'ha uccisa. Cioè, questa è stata un po' l'escalation. Sì, sì. La cintura consente di più agevolmente spostare la scena del delitto dal garage alla casa, e quindi poi è stata sposata la tesi della cintura. Ovviamente, quando uscì la perizia, mi colpì molto che quella corda si fosse trasformata in una cintura. Qui non poteva essere una cintura per le misure dei segni, no? Poi a un certo punto viene presentata una domanda formale da parte di Michele Misseri, da parte del suo difensore, di non ricevere più i parenti, visite dei parenti in carcere, perché si deve preparare all'incidente probatorio. E poi si arriva all'incidente probatorio, nel corso del quale dice che a far morire Sara è stato un incidente, ossia un gioco finito male tra sua nipote e sua figlia.
In quel pomeriggio, in quella rampa del garage, le due ragazze avrebbero giocato al cavalluccio, ossia Sara avrebbe fatto il cavallo e Sabrina il cavaliere, con una corda, una cinta a cingere il collo della ragazzina. A quel punto una scivolata involontaria avrebbe causato lo strangolamento della ragazzina. Cioè, quindi non capivamo perché durante gli altri colloqui ci diceva che aveva fatto tutto da solo, tutto quanto, poi perché invece accusa totalmente Sabrina? Valentina va dai carabinieri e riferisce quello che le avrebbe detto il padre. Questo poi l'abbiamo raccontato ovviamente in caserma. L'avvocato Galoppa mi ha detto di dire così perché tanto poi lo facciamo passare per un incidente, così Sabrina dopo 2 anni esce. E tu invece sconti la tua pena in un convento a raccogliere olive, per dire. Michele Messeri risponde dell'accusa di calunnia aggravata e reiterata nei confronti miei e dell'avvocato Galoppa, proprio in virtù delle accuse ignobili che ci ha mosso, e risponde anche del reato di diffamazione aggravata e reiterata. Quindi sono tolti alla fine come avvocati. 48 giorni dopo il ritrovamento, il 24 novembre. Il 24 novembre, 2 giorni dopo che Valentina era andata a fare la denuncia dal capitano Basciano, si sparge la notizia che Cosima e Sabrina, nell'immediatezza del delitto, il giorno dopo, sarebbero andate nella zona del pozzo, ovvero il luogo dove Michele aveva... Si sparge voce o non ho capito? Ciao Erika, grazie mille che sei passata. Ciao, grazie mille. Alla prossima. E buona scuola. Sì, ragazzi, scusate, ho un attimo, mi passi un attimo l'acqua, sono un po' in palla, ve lo giuro. Cioè, non stasera, è facile a seguire. Stasera mi è un po' difficile, cioè, nel senso, già la prima parte è stata bella tosta, adesso si arriverà al processo, credo tutto, però è veramente una gran confusione. Cioè, io penso che finiremo questo documentario e avremo più dubbi di prima. Mi sa di sì. Cioè... Non so, non riesco veramente a capire. Occultato il cadavere. Chi c'è il giorno dopo? Guarda caso dopo. 6 giorni dopo che Valentina era andata a fare la denuncia dal capitano Basciano, si sparge la notizia che Cosima e Sabrina, nell'immediatezza del delitto, il giorno dopo, sarebbero andate nella zona del pozzo, ovvero il luogo dove Michele aveva occultato il cadavere. Chi c'è il giorno dopo? Guarda caso proprio in prossimità del pozzo. La mattina dopo alle 10? Sabrina Misseri e Cosima Serrano. E non avevano nessun motivo al mondo per stare lì a quell'ora, quella mattina. Affermazione dell'accusa secondo la quale si sarebbero recate in quel posto, perché quel posto sarebbe indicato poi dalle celle, è un'affermazione che sul piano scientifico non regge. A Vetrana non è New York, è un piccolo... I telefoni di Cosima e Sabrina sono agganciati in quel posto la mattina dopo. Vediamo... Dalle celle, vedi? Paese della provincia di Taranto. Le celle che agganciano la contrada dove è situato il pozzo, alla contrada Mosca, sono le stesse celle, anzi la stessa cella che aggancia la caserma dei carabinieri dove Sabrina quella mattina si è recata. Ed è la stessa cella dove si trova la vigna che quella mattina viene visitata da Sabrina e Cosima per stabilire se è il momento migliore per procedere alla vendemmia. Non ci andava la signora in altre occasioni. Cioè, resta il punto che è un unicum nella sua storia fondamentalmente di contatti. Quindi guarda caso proprio quel giorno, scusate. Ci guarda caso proprio quel giorno. Quel vigneto che è mio, praticamente ci andiamo da quando eravamo bambine, perché è a conduzione familiare. Ciao bambina mia! A novembre non si fa niente, dice Jacopo. No, ma qua ragazzi parliamo di agosto, Qua parliamo del giorno dopo la scomparsa. Fai 6 mesi dopo qua, era febbraio, meno 6 mesi. Sì, esatto, cioè no, di questo elemento del fatto delle celle stiamo parlando della scomparsa, mm-hmm. Quindi è tempo di vendemmia, fine agosto, inizio settembre. Sì. E tu papà?
a pagliare per quello che ha fatto la Sara, non per quello che ha fatto la Sabrina. Quando stiamo in collo non la colpa pure che la Sabrina sta qua per colpa tua. Che circa ti ha detto che fare che la Sabrina non le succedeva niente, capite? Qui tu gli è pagliare per quello. Tu solo per quello che ha fatto la Sara, non per quello che ha fatto la Sabrina. C'è stato un carabiniere. Ah? C'è che dice queste cose qua. Tu solo per quello, la Sabrina c'è, è un'altra cosa, c'è, ma. No, perché quando io non ci stia, quando mi hanno portato la Irene, che l'Egitto stavo tranquillante, che non ricordava, mi ricordo, sai, che un carabiniere disse, ma tu non c'è un momento, Sabrina ti muovete, e ci diciamo che tu porta, che Sabrina te la porta e tu per punizione non gli sai guardare in carne. Una cosa così mi ricordo. Ah, quindi non era solo Galoppa, c'è qualche altro? No. No, da Galoppa non è fatta la metà. Sì, però Galoppa ti consigliava di negoziare, No, no, no. No, ed essere sincero, è come dicevano loro che ci colpava la Sabrina, no? Perché facevano come incidente, faceva due anni. Quindi oltre a Galoppa ci stanno l'altro nome, loro benissimo. Sai c'è così? Sì, però sai, è certo. È difficile che mi credano. In questa intercettazione Michele Missari continua a dire a Valentina e alla moglie Cosma di essere stato indotto ad accusare la figlia e che a farlo sarebbe stato addirittura un carabiniere. E in questo modo spiegherebbe l'alternanza di versioni data agli inquirenti. Quindi in quel momento in cui da un lato Michele accusava la figlia, nello stesso periodo di tempo, quando era fuori dell'interrogatorio, riconosceva di essere lui l'unico responsabile. È interessante. Però lui era lucido nel dire che comunque sono stati dei carabinieri a spingere, cioè lui si sentiva che era stato spinto a dire queste cose. Da qualcuno. Cioè, per chiudere un po' la situazione. Nel senso che veniva un po' forse raggirato, insomma, condizionato nel dire certe sembra cose. Sembra anche sincero, non capisco, è veramente difficile. Sì, cioè ti scoppia però la testa. Però adesso Sabrina e Cosima sono in carcere, non riesco a capire. Vediamo. E notare come il capitano Abbasciano metta in neretto le frasi in cui Michele accusa un carabiniere di averlo indotto a dire la falsa. Tutte le intercettazioni ambientali di grande evidenza investigativa raccolte dall'allora capitano Abbasciano e trasmesse immediatamente alla procura, ai pubblici ministeri Argentino e Buccoliero non vengono minimamente prese in considerazione. Al di là della verità o della infondatezza, che in fondo appartiene alla verità o alla infondatezza del racconto di Michele Misseri. Queste non sono state prese in considerazione. È arrivato prima la televisione. Ha acceso il riflettore. Ha incominciato a individuare i vari sospetti. Sembrava veramente un set di un film, insomma. Sì, sì, me lo ricordo bene. Io ho questo ricordo di tutte le troupe in fila una dopo l'altra. Ah, qui non che è Hollywood per la questione della televisione. Sul muro l'hanno scritto. Ah, è per quello che la serie si chiamerà così, nel senso che veramente, ragazzi, ma voi vi ricordate, cioè, si vede da qua. Sì, sì. La pressione delirio mediatica di in quella città. È anche, no, Jacopo non è ancora nato. Però magari i tuoi se lo ricorderanno benissimo. Anche io capirei di Cosima adesso, perché probabilmente perché era lì. Adesso vediamo, questo muro adesso è pulito. Praticamente tutta la strada. Saranno state, credo, una cinquantina di troupe, solo le troupe televisive, poi tutti i giornalisti. 2 anni. Oh. Avevi 3.000 persone che ti parlavano magari nello stesso momento e tu dovevi dare retta a tutti, no? Perché non è che potevi dire, no, guarda, oggi sono stanco. Cioè. È stato un momento in cui c'è. C'era una guerra, anche sfida tra le varie, varie trasmissioni, a chi si accaparrava prima l'intervista di mia sorella, chi prima quella di zia Concetta, però erano proprio i giornalisti che avevano un comportamento strano per dire zia Concetta ha detto questo, dobbiamo smentire. Come sta Sabrina? Come sta Sabrina Cosima? Era diventata una situazione, diciamo, invivibile. No, no. Che se ne fa di questa foto? Io veramente la volevo fare guardare ai miei ragazzi della. Sono psicologo. Stiamo aspettando Cosima che torni. Sì, sì. Oh, un genio! Oh, io voglio grande. Farla vedere ai miei ragazzi, sono psicologo. Psicologo. Cosa vede la Ma foto? Ma che conclusione della frase è, soprattutto? Ma come, la foto che c'è un botto di gente fuori da casa? Che cazzo vuol dire? No, ha fatto la foto dentro il parcheggio della casa. Cosa gli serve? Per la psicologia. No, ai fini della psicologia cosa viene serve? A me da ridere veramente, cioè, questo chiedo. Però è seriamente preoccupante. E sapete, adesso non, magari noi non vediamo questo,
ok, che succedeva nel 2010, perché lo vediamo sui social. Ma è la stessa Ah identica sì, cosa. esattamente, sì, lo È stesso la stessa clamore. identica Cioè, cosa. è come se quando succede un crimine o qualcosa, come è successo con Cecchettin, tutti cominciano a postare, a mettere video, cercare a commentare. Stessa roba, uguale, identico, però lo fai sui social, è vero? Identico. Positivo uno che deve arrivare, no? Se arriva, sappiamo se arriva. Quanto tempo è disposto ad aspettarla? Aspetto, aspetto. Cioè, però questo è allora, al di là dei giornalisti, che per quanto a volte si comporti in una maniera Ma tu hai lavorato in una veramente redazione di una radio, giusto? In generale, avevamo comunque tutti un'etica, però sai come funzionano. È difficile, cioè, ovviamente uno poi decide cosa fare, però sai come funzionano no, io nei dico, io frangenti con un direttore ti dice devi stare lì vai, perché vai, no, ma vai, io lo hai lo so come scoop, hai la funziona. roba, Infatti dico, eccetera, al di là cioè. dei giornalisti che comunque non voglio, cioè ci sono quelli bravi, ragazzi, quelli che hanno tatto e quelli che davvero riescono a raccontare anche queste cose in maniera Questo giusta, ride, in maniera corretta. aspettiamo. No, questa è una persona normale, questo non è un giornalista, questo è un padre di famiglia che porta lì i fili a aspettare chi, che Non avevo arrivi. Ma capito. certo, vedi che lui sta intervistando le persone normali. Cioè, il turismo Dell'orrore. dell'orrore già iniziava ancora prima che finissero le indagini. Cioè, livello Sì. qua. Fino stasera. La televisione, per Bimbi, parlare del caso vero? di Avetrana, addirittura prendeva protagonisti secondari, tipo la vicina di casa, tipo persone che non c'entravano niente con l'omicidio. Io sono stata in quella casa, prima, durante e dopo tutto questo problema qui. Sinceramente loro non mi hanno mai parlato. E questo porta all'esasperazione, no? di un sistema per cui porta le persone a voler parlare anche quando forse non hanno niente di importante da dire, Niente da porta le dire. persone a dire forse cose che non sono Infatti vere pur inventarsi le di realtà. avere la possibilità di Poi il numero parlare mediatico da disturbi d'indagine. Certo, disturbo in dietro questi un casi. compenso. Qualcuno ha offerto 2.000 euro, 3.000 in su, insomma. Per un'intervista. Per un'esclusiva. Sì, No, diceva capisci? Ah, che sì, avevano ecco, incastrato il padre, ma certo. io non capivo che cosa volesse dire lei. Pensavo che gli avevano dato la colpa al padre. Però Sabrina diceva no, perché papà ha parlato e perché dopo tante ore si Ma dice la mica di verità. Concetta, Perché questa anche Anna lei. Pisa no, questa mi Concetta. si Sì, sarà presa i vabbè. suoi 3K, No, no, mi pare, se non sbaglio, probabilmente. che siano state fatte delle indagini su questo poi. Ah, Perché, minchia. dai, ragazzi, cioè, questo è il livello che ha raggiunto il delitto di Avetrana. Da questo punto di vista è veramente po Sì, pochi ma altri poi casi hanno esclusiva, raggiunto, ho pochi scritto altri porta a casi. porta esclusiva. Cioè, Tra l'altro, noi abbiamo quindi saputo in un podcast, forse quello di cioè, indagini, che il delitto di Cogne, quando si parlò del delitto di Cogne a porta a porta, quella è ancora oggi la puntata più vista di sempre di porta a porta come share. Per all'epoca questi erano un po' i dirti. casi che avevano quell'effetto mediatico, però ragazzi, qua Come partiva la macchina del, cioè, andai a raccogliere lo scoop, cosa succede? Perché si creava veramente una roba folle dietro. Anna, la conosco di persona, ogni tanto la vedo in giro, veramente? Ma va, pensa. Era Chiedigli stata se due la giorni gioca. Si prima è preso i in soldi caserma e all'intervista. dice che dopo 7 ore avrebbe Fatti ridare. detto che aveva ucciso Sara e dove l'aveva messa. Però non l'ho fatto, disse lei. E io dissi: ma che cavolo dice? Queste cose non si dicono. Indubbiamente è una vicenda in cui forse più che in altre, l'aspetto mediatico non si è semplicemente limitato a fare da contorno, ma è diventato parte attiva nell'indagine prima e nel processo poi. E non dimentichiamo che i giudici Esatto, popolari era parte sono attiva cittadini che questo vedono la contesto televisione tutte le mediatico. sere e che a un certo momento vengono sorteggiati e vengono a far parte della giuria. Sono persone che hanno visto la televisione Comunque, e oggi in ragazzi. televisione i processi vengono anticipati e quindi in un piccolo centro come Avetrana nessuno rinuncia ad essere protagonista. Penso per esempio alla storia paradossale del testimone ormai noto come il fioraio. Un fioraio di Avetrana, Ecco, Giovanni Buccolieri, riferisce alla sua commessa, Vanessa Cerra, di diciamo prima. aver sognato Cosima e Sabrina che Era un rincorrevano sogno. Sara per le strade di Avetrana, prima in macchina e poi trascinandovela dentro. E Vanessa Cerra racconta alla madre, ad Anna Pisanò, Cioè, quello il che gli ha telefono riferito senza il fili. marito. Sì, Non ha follia. dato Il tanto peso meccanismo perché del alla fine è telefono un senza sogno. fili.
Quando poi ho capito che in mezzo c'era la figlia della Pisanò, quindi automaticamente la Pisanò, io ho detto va qua. Vanessa. Ciao. Giovanni sono. Ciao. Ascolta, senti, mi è arrivato ora un messaggio sopra Facebook di tua madre che mi ha sconcertato. E mi dice, se non vuoi combinare altri guai, dia la verità perché lo sappiamo, perché non è un sogno, fallo per Sara, affinché possa riposare e sapere la verità. Questo è tutto fallo, un Giovanni. Gioco. A me, io che c'entro, ma? Io ti voglio dire, come si permette a dire questa cosa? Questo lo devi vedere con tua mamma, con mia mamma, perché io con mia mamma non ci parlo. Il fioraio viene convocato presso la stazione dei carabinieri, ragazzi, di Avetrana. Tutto. Entra la mattina, ormai esce la sera testa. Da quella caserma. Il verbale è di un paio di pagine, insomma, è singolare. Mi hanno tartassato tanto per dire quello che loro volevano. Cioè, praticamente loro mi hanno fatto raccontare il sogno come se fosse una realtà, no? Mi hanno suggestionato tutte queste cose qua. Io nella notte ho pensato, ma che ho detto? Che mi hanno fatto dire questo? Perché tu ti sei fatto fare così? È stato il mio sbaglio. Il fioraio, il giorno successivo, o il 10, l'11 aprile, spontaneamente si porta presso la stazione dei carabinieri e dice: guardate, a me è sembrato di capire che il mio racconto sia stato recepito come un racconto di un fatto vero. Per una serie di sue vicissitudini personali e familiari cerca di rimangiarsi quello che ha visto perché non doveva essere lì in quel momento e va a raccontare che si era trattato di un sogno. Quindi dice lui non doveva essere lì in quel momento. E ha visto. E quindi ritratta e dice che è stato un sogno, quindi l'Abruzzone dice no, è vero che ha visto Cosima. Comunque aiuto, tutti dobbiamo tirare fuori la lavagnetta, follia. E scrivere tutto perché raga io inizio da un lato penso anche che sono abituati, allora c'è tanta anche omertà, bisogna stare anche, cioè avere paura di quello che si dice per proteggere le famiglie, le cose, sì. Cioè potrebbe anche starci questa cosa, sì, però sì. Cazzo, da un lato c'è anche la voglia di voler farsi vedere ai media per cercare di fare dei soldi. Cioè sono veramente troppo inquinato tutto, è un casino. Alcuni dicevano che avevano visto lui mentre camminava di fronte a casa di Michele, vedi? Allora dove sta la verità? Oh, ragazzi, cioè... alcuni, è un casino, vedi? C'è stato troppo inquinamento di Aspetta. Tutto, di interviste, di prove, di testimonianze, veramente troppo. E secondo me a un certo punto... arrivati a questo punto cioè secondo me è veramente impossibile poi capire qual è la verità, cioè dove sta la verità, cioè l'indagine secondo me è ormai compromessa, non come fai altrimenti, ma veramente è tutto molto complicato. Infatti sicuramente il fatto che poi Michele uscirà dal carcere sarà una notizia e chissà se questa cosa riaprirà magari delle indagini o... cosa dirà? La diciottesima... No, mi immagino lui che magari esce, boh. Boh, raga. Conducendo ad una incredibilità originaria nella quale Cosima sembra una specie di Tazio Nuvolari alla guida della sua vettura all'inseguimento di Sara, una nuova verità. Non voglio portarmi sulla coscienza la responsabilità di persone che magari saranno pure responsabili, ma non voglio che sia io a portarle al patibolo perché io non ho visto niente. La cosa interessante è che quel giorno Sara è stata vista da tutti mentre andava a casa Misseri. Mentre nessuno ha visto la scena del sogno. Non combaciano neanche gli orari, non combaciano neanche il tragitto, voglio dire. Poi mia madre, che stanca, insomma, torna a casa all'1:30, dopo 6 ore che ha raccolto i pomodori. E questo è il problema, che evidentemente chi ha creduto a questa storia non ha mai raccolto pomodori in vita sua. Io dovevo intervistarla, Cosima.
con l'avvocato De Iaco eravamo d'accordo, avevamo fissato il giorno e io ho preso l'aereo per andare a Brindisi per poi arrivare alla Vetrana. Tutto, certo, ma proprio quel giorno mi chiama l'avvocato De Iaco per dirmi: guarda Maria Lucia, non se ne fa più niente, non puoi più intervistare, fare l'intervista a Cosima perché sono arrivati gli avvisi di garanzia, è stata indagata anche Cosima. Buonasera, benvenuti al TG1 della notte. Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Vetrana. Cosima Misseri è stata arrestata in serata per concorso nell'omicidio di Sara Scazzi. Cosima avrebbe aiutato la figlia Sabrina e il marito Michele ad uccidere la nipote all'uscita della caserma. Serie sono e ricordo quel giorno, lo ricordo perché ero da Vetrana e c'era tanta gente fuori dalla caserma dei carabinieri di Vetrana, tante persone che urlavano, una brutta scena, perché mentre lei veniva fatta salire sull'auto dei carabinieri c'era gente che urlava, sputava. No ragazzi, a me sta cosa... Cioè, poi, allora, quando vedo una persona anche molto indifesa, poi magari mi sbaglio, non la conosco di carattere, però a me mi viene dalla pena, cioè a me mi viene da proteggere, cioè, anche se dovesse essere colpevole, non so come dirti, perché nessuno ha il diritto di fare questa cosa, nessuno ha il diritto di fare queste cose con le altre persone, perché magari ti ritroverai te un giorno in quella situazione, ma al di là di cui devi trovarsi, e al di là di questo è sbagliato, proprio eticamente sbagliato anche perché poi fino a prova contraria lì in quel momento nessuno era colpevole, ma comunque anche dopo una sentenza, cioè questa è, penso che la sua condanna poi la faccia, no? Perché non siamo noi quelli che sono chiamati a condannare le persone. Cioè, noi siamo chiamati a farci un'opinione, siamo chiamati, se vogliamo, a essere distanti da un determinato tipo di persona, di comportamento. Ma non di fare la piazzata. Ma non di giudicare, non di condannare. Cioè, noi non siamo nessuno, siamo esattamente come lei, cioè, capisci? Sì. No, posso anche farmi un'opinione e dire non voler avere più a che fare con questa persona, ma non nessuno, poi alla fine non è che io devo andare giù in piazza a urlare con le bambine e sputare sulla macchina, cioè che cazzo vuol dire? Ma poi esatto, non ha proprio un senso logico, cioè ha la sua condanna, è indagata, va, ci sarà la sua condanna, basta, cioè non è che devo star qui a festeggiare. Ma... Vero Puddo, hai detto bene, pensare che magari alcune di queste persone sono chiamate per fare la giuria, ecco. È angosciante, molto. Quando resti mafiosi la falla si incazza per l'arresto, cioè anche... Sì, al contrario. Sì, esatto, al contrario. Che poi, come dicevate, cioè non applaudi per la vittima, non fai... Perché non hanno urlato così per Sara? Perché non... È sempre lo stesso discorso. Non è stata una bella scena da vedere. Qua giornali senza sapere nulla. Si arriva al processo dopo un'enorme ubriacatura mediatica con i media che avevano sicuramente influenzato l'opinione pubblica e l'opinione pubblica che aveva già un'idea ben precisa. Certo. Come metodo di lavoro avevo quello di riguardarmi le udienze il giorno dopo, il pomeriggio. Una di queste volte mi sono accorta di una conversazione tra i due presidenti in cui i giudici si confrontavano prima dell'ascolto di Sabrina e di Cosima. Bisogna un po' vedere come impostano. Potrebbe essere mosso tu la vita mia. Una frase mi ha molto colpito, quella in cui una
dei due giudici, diceva, non potranno negare in radice, come se ci fosse già un indirizzo di giudizio, visto che negare in radice significa che non potranno negare del tutto la loro partecipazione al delitto. Così è stata letta questa frase. Quindi lei controllava. Ah, interessante questa cosa. Che situazione, raga, me la sicuramente brutto questo caso, tutta la situazione, guarda, c'è anche da vicino. È un processo indiziario, quindi non ci sono prove. E poi, come dico io, per arrivare agli indizi, si è avuto bisogno di un sogno, di cambiare gli orari. Sapevamo benissimo di tutto il clamore mediatico, delle possibili dipendenze del giudice, soprattutto dei giudici popolari, però come qualsiasi avvocato confidavamo nel fatto che poi nel processo saremmo riusciti a far venire fuori la verità. Uno dei punti messi in risalto dall'accusa per dimostrare l'ostilità che esisteva di Sabrina nei confronti di Sara si basano sul presunto cattivo umore di Sara la mattina della sua scomparsa. Quella mattina Sara va a casa di Sabrina e le fa compagnia mentre Sabrina lavora. L'unica però a dire che Sara era di cattivo umore è sempre lei, Anna Pisanò. Tutti gli altri, tutti quelli che hanno avuto rapporti quel giorno con Sara, dicono che era di un umore normale. Ma era una percezione soggettiva da sua o un fatto proprio oggettivo? No, era triste. Infatti proposi a Sara di lavare la faccia perché non l'aveva neanche lavata. Super testimone. Io dissi a Sara, vai, lava la faccia con l'acqua fresca e poi torna. Io Sara quel giorno la ricordo come sempre, normale, tranquilla, felice. Signora Pisanò, lei ricorda qualche circostanza particolare la sera in cui ci fu il ritrovamento del corpo di Sara Scazzi? Il presente era anche alla via Noia, cioè, vista di spalle, vicino a Sabrina, cioè, davanti a Sabrina. Voglio che sia chiaro questo, che non mi ha dato nessuna impressione che lei stesse dicendo mio padre ha detto la verità, io non la direi mai, neanche sotto tortura. Per la difesa, lo scambio fitto di SMS tra Sabrina e Mariangela Spagnoletti, oltre agli squilli fatti a Sara e confermati da Michele durante i primi interrogatori, costituiscono un alibi. I PM contestano l'intera sequenza degli SMS rilevata nei tabulati telefonici, indicandola come una macchinazione di Sabrina Misseri. Quando manda quest'altro messaggio, lei dove sta? Sempre nel letto sto. Quindi quando Sara ha fatto lo squillo di conferma 14, 28 e 26, lei sta... Del messaggio di Mariangela in cui conferma la gita al mare, Sabrina viene qui a prepararsi. Poi lei manda un altro messaggio a Mariangela Spagnoletti. Sto 14, 28 e 40. Sto tentando in bagno. Sì, lei sì. Alle 14, 28 e 40. Questo percorso, prima del messaggio, era qui in camera da letto insieme a mia madre. Io quando sono entrato ho visto che non c'era nessuno in cucina, sono andato in camera, era mia moglie e mia figlia che dormivano. Senta, poi lei fa un messaggio a Mariangela, 14, in cui lei gli dice pronta. A che ora? Lasci andare a che ora? Quando no. Lei dice quando pronta, dove sta? Non sto in bagno, questo è sicuro. Dove sta? Se non sbaglio stavo uscendo sotto la veranda. E com'è possibile che lei in 55 secondi, alle 14.38 e 32, sta nel bagno ancora, si sta mettendo i sandali, quelle cose, e alle 14.39 e 27 sta sulla veranda pronta? Guarda che l'infradito non devi allacciare niente. Metti il piede nell'infradito e cammini. Devo fare bagno, corridoio, ingresso, esco. Non ci vuole chissà quanto. E ha fatto il messaggio pronto. Che mentre arriva, cammino. Mentre che arriva alle 14.39 e 27 secondi. Mentre cammino infatti lo mando. Sempre no, lei ha cammino. Detto stavo sotto la veranda. In altri verbali che adesso andremo a prendere. Quando stavo seduta sotto la veranda. Allora se ho detto così sarà così. Io mi ricordo che in bagno non stavo. L'accusa pone particolare rilievo che Sabrina sia potuta uscire dal bagno ed abbia potuto percorrere questo tragitto in soli 55 secondi. Sabrina esce fuori in veranda. Anche se vai lenta, per dire.
e aspetta l'arrivo di Mariangela e Sara. Altro elemento dirimente per la procura nel dimostrare la colpevolezza di Sabrina è il fatto che lei fosse o meno ad aspettare Mariangela sulla veranda. Per l'accusa, Sabrina era in strada a fare il palo, preoccupata per l'arrivo dell'amica con la quale sarebbe dovuta andare al mare insieme a Sara. Sabrina sostiene anche durante alcuni interrogatori di essere stata in veranda ad aspettare Mariangela. Appena nota l'arrivo di Mariangela, della macchina di Mariangela, si avvia verso l'uscita. Però questo, secondo l'accusa, è impossibile, perché da questo punto è impossibile vedere le macchine. Però io, che sono più bassa di Sabrina, riesco comunque a vedere. Beh, vedi che arriva la macchina di qualcuno, vedo io da... Secondo l'accusa, casa, dopo aver ucciso Sara, mamma e Sabrina escono fuori da questa porta insieme al corpo e arrivano fin sotto la tettoia. Lì c'è la porta che porta appunto nella prima parte della cantina. Complicata pure la casa, ragazzi. No, vabbè, un po' arrangiata. Ma... Sì, però l'accusa dice che mamma e Sabrina scendono queste scale per portare fuori il corpo di Sara. Però arrivata a questo punto trovano già due ostacoli, sono due bidoni di circa 50 litri d'olio, quindi devono spostare 100 kg di peso. Sono bidoni più o meno come questo, però più piccoli. Quindi devono sbloccare la porta, una porta che è stata sbloccata per la prima volta dai carabinieri durante il primo sopralluogo. Aprono questa porta ed entrano in questa parte della cantina. Qui incontrano un altro ostacolo, sarebbe una di queste sbarre, era praticamente posizionata qui davanti da lui, tant'è che lui costruisce anche questo altarino qualche mese dopo la sua scarcerazione, perché papà ha una teoria, cioè che quando una persona muore o peggio viene uccisa, l'anima rimane un po' prigioniera nel punto in cui è morta finché non trova pace. Senta, perché ha messo l'immagine di Sara nel garage? Perché proprio nel perché garage? Io... E perché proprio in quel posto? Perché quel posto è morta. Per me tutte le mattine porta i fiori. Ancora adesso? Sì. Io non volevo uccidere Sara. Io ho detto come è successo. O perché loro... Esatto, anche io mi chiedo... Ecco, è questa che è la cosa che mi chiedo sempre anche di... Scusa, più un caso aperto, più gli avvocati guadagnano, non sbaglio? No, però tutto magari ciò. È... Non so. Penso il contrario. Però, ma lei stava difendendo Michele, quindi tu da il tuo cliente devi tirare fuori prima. Cioè, devi farlo dichiarare innocente. Quindi in questo caso avrebbe dato... Certo, cioè, giusto. Da quel punto di vista, no? Giusto, ma giusto. Che lui mente e che se, cioè, qual è la tua idea? Che siano state loro, cioè che lui protegga loro? La domanda a questo punto è superflua, ma io gliela devo fare. Quindi non è stata Sabrina ad uccidere Sara? No. Quindi a provocare la morte di Sara è stato lei? Sì. Lei lo sta confermando di fronte alla corte d'assise? Sì, io questo rimorso non lo posso portare più dentro di me. Ma come mai Sabrina non può mai perdonare a me per quello che io le ho fatto? Non mi perdonerebbe, ma pure io mi sento un vigliacco davanti a lei. Anch'io penso da padre, da dirle a Sabrina perdonami. Anche io ho questi problemi. E anche nei confronti di sua moglie? Certo. Certo, mia moglie non l'ho messa io in mezzo, l'hanno messa loro in mezzo. Questo, Presidente, non è il processo delle lacrime di Sabrina Misseri, delle lacrime di Michele Misseri, dei silenzi di Cosima. No. Questo è il processo della morte di Sara Scazzi. Sara Scazzi è stata uccisa all'interno dell'abitazione Misseri. Dove è stata cresciuta, signor Presidente. E Sara Scazzi ha avuto la possibilità di capire in quei 3-5 minuti che stava morendo per mano di chi diceva di volergli bene. La vittima non ha opposto alcuna resistenza, signor Presidente. Non ha avuto nessuna relazione la povera Sara, perché Sara è stata bloccata, Presidente, in due. Una la teneva e l'altra la strangolava.
L'orario di uscita di casa di Sara è stato immediatamente indicato nelle 14.30 ai testimoni che hanno visto per l'ultima volta, compresa Concetta. Giovedì scorso lei ha visto uscire di casa sua figlia. Che ore erano? Le 14.30. Per la difesa, l'orario delle 14.30 costituisce il principale alibi di Sabrina Misseri, che ha inviato l'SMS delle 14.25, mette il costume e viene a Sara, era prossima a incontrare Mariangela Spagnoletti per andare al mare. Era l'unica a camminare a piedi a quell'ora. Cioè, c'è poca gente verso le 2:30. Erano le 2:25, cioè non c'era un'anima. Lei che era piccola, poi ci è sembrato un po' strano. Vedi. Sì, è veramente complicato. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Taranto, ergastolo, oltre al pagamento per quanto di ragione, delle silenzio in aula, per favore. Poco prima della sentenza della Cassazione, che io veramente speravo che uscissero, io già mi ero organizzata. Lascio mamma un po' con Zemma a sbollentare un po' la situazione. Sabrina la rapisco, Sabrina me la porto. Entrambi amiamo, insomma, il cinema, quindi io prendo le ferie e facciamo una maratona di DVD, di film che lei avrebbe voluto vedere e che non ha potuto vedere. Sicuramente qualche seduta da uno psichiatra non farebbe male. E poi il viaggio. Io avevo già fantasticato e poi è andata così. Ragazzi, perché poi non si pensa mai alle persone che rimangono, cioè si pensa tanto a chi giustamente entra in carcere, però a queste persone, come per esempio Valentina in questo caso, come se lo facessero anche loro il carcere, cioè non so come dire, un carcere mentale, comunque un carcere. Però dico, cioè effettivamente non ha più nessuno e... Comunque è molto strano. Anche adesso questa cosa che abbiamo detto alla fine dell'orario anticipato. Poi riascoltando le chiamate di Sabrina, che sembra incredula. Non lo so, non riesco più. Cioè, non avevo affrontato così bene il caso. Non riesco più a dare. Mi sta venendo il dubbio anche a me, capito? Non lo so. Poi non sono degli incompetenti, non lo so, non so veramente cosa dire. Boh, non ho idea. Mi manca la loro presenza, Cosima, Sabrina. Noi non abbiamo mai litigato. Questa cosa è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno. Ancora oggi non ho capito quello che sia stato il ruolo di Cosima. Se lei c'entrava, se lei sorella, lo cioè... fa per coprire sua figlia. No? Il suo ruolo ancora io non l'ho capito. Né Michele, diciamo, ha mai parlato di Cosima. C'è una ricostruzione, però non sappiamo se corrisponde al vero. Impressionante come anche, cioè, credo che sia sia uno dei pochissimi casi in cui c'è una confessione, ma l'imputato non venga condannato. No, ma stanno da soli, cioè, non venga condannato per la confessione stessa. Cioè, nel senso, cioè, come se, tutto è come folle, se PM ci abbiano ricostruito l'omicidio e abbiano detto no. Cioè, noi siamo praticamente quasi sicuri che siano state loro, che sia stata Sabrina. Ma sono arrivati dal, cioè, hanno tirato in mezzo pure cose, ma da un sogno di un fiorista. Cioè, allora c'è qualcosa di strano. O non lo so, cioè, dovrei vedere le carte, non lo so, non hanno neanche preso in considerazione le ambientali, non... È strano, però è molto strano. Devo essere sincero, mi sento molto frastornato. Sì, veramente. Proprio, secondo me è proprio uno di quei casi, come dicevamo, in cui non. A meno che. Ma Eric Omar hanno scontato, però, mi pare, no? Sì, tutto. Sì, no, dico, fa impressione comunque. Erano minorenni e. Quello è un caso che mi fa impressione più di. Praticamente più di tutti quelli che conosco. Minchia. Quello di Eric e Omar mi fa veramente una grande impressione. Vero, veramente. Cioè che due ragazzini minore... No, raga, aiuto. Comunque oggi stavamo ascoltando il notiziario, cioè il notiziario, il TG, per quanto riguarda un off topic, perché poi mi è venuto in mente le ultime cose che abbiamo ascoltato recentemente. Abbiamo anche sentito, abbiamo riascoltato un attimo Cogne e per adesso stanno ricostruendo l'omicidio di Giulia Cecchettin, no? E praticamente
Oggi parliamo di una tecnica che è stata utilizzata per la prima volta nel delitto di Cogni per Sì. capire come è stato ucciso il bambino. Non mi ricordo come si chiama il bambino. Samuele. Samuele, con la tecnica degli schizzi, perché è stato preso a colpi, non si capisce se è preso con un tacco, con qualcosa di rotondo, con la scarpa, non si capisce. E hanno utilizzato la stessa tecnica nella Devono, macchina sì, di devono Filippo utilizzarla. Turetta Devo per ancora capire vedere. se è stata uccisa in macchina, seguendo gli Mamma mia. schizzi di sangue da quel coltello. Anche quello è una roba. Anche riascoltando Cogne mi sono venuti un po' i brividi. Sì, È anche io una sto ascoltando roba. quei casi in cui eravamo molto E non piccoli mi che, ricordavo un cazzo perché cioè, avrò sempre seguiti dalla TV. sì, nel Cioè, l'unica senso. reminiscenza c'era della D'Urso, di chi l'ha visto. Cioè, però non ho delle robe serie Sì, concrete, non sono dei casi in cui ti documentari. ricordi il nome magari dei protagonisti, ovviamente il succo del discorso, quello che è successo, però Ma non. no, mica aveva 10 anni. Erika Omar erano Ma no, 10 adolescenti. anni lei che ha preso di Ah. prigione. Eh no, beh, adesso Rosolindo vediamo cosa. Non si sa ancora. Vedremo a marzo se. Però devo dire, io da qui ne esco completamente più confuso di prima. Ma scusate, quindi siamo sicuri che misteri, vediamo. Sono veramente confuso. Sincero. Ah sì, è vero, Ci ho perché capito lui un è po' un stato cazzo. condannato solo per Solo per occultamento di occultamento, sì. cadavere. Solo per occultamento. Uscirà prima dal carcere, sua cella è troppo piccola. Vuol dire? Che cosa. Succede troppo piccola? Una cella troppo piccola, ma anche la mancanza di acqua calda e della doccia. E in più gli sconti per la buona condotta in carcere. Queste circostanze che consentiranno a Michele Misteri di uscire prima dal carcere, presumibilmente nella primavera del prossimo anno. Questo è un articolo del 2023, quindi adesso. Quindi adesso in quest'anno. Lui ha 68 anni, è stato condannato a 9 anni. Quindi alla fine Sabrina e Cosimo Ergasso e lui uscirà probabilmente questa primavera. L'estate. Insomma, complicato, Mamma mia, raga. Mirko, ti immagini? Cioè non sarei nemmeno fuori. Grazie Andre, Gazzare che l'altro abbonamento. Grazie, Luca. A No, grazie Andre. Luca, dico. Ah, Luca, Grazie, sì. Luca, ha donato. Sì, Mirko, guarda, avrebbe dell'incredibile, ma probabilmente non sarei nemmeno così sorpresa se dovesse accadere una cosa del genere. Effettivamente, chissà cosa farà, dove andrà, boh. Comunque, un'altra cosa che mi impressiona è quando tipo vedo i processi, questi video, no? E magari in cui c'è gente che non confessa, insomma, non ha detto magari quello che è successo, o effettivamente in questo caso magari loro non c'entravano nulla e non lo sapevano davvero. Però quando vedo tipo i loro occhi e mi faccio i viaggi, dico, pensa che loro in quel momento magari sono lì e dentro di loro o si Anch'io vedono ci ho le pensato a sta immagini cosa, davanti anch'io ci ho agli occhi pensato. di quello che in realtà Anch'io ci ho è pensato. successo, ma non solo per loro in generale, è successo veramente e non lo diranno mai. Cioè, mi faccio sempre i viaggi su questa cosa guardando i loro occhi, pensando loro sanno cose che non sapremo mai. Cioè. Sono proprio strane queste situazioni. Sono proprio strane dal punto di vista dell'animo umano. Cioè, cosa Sì, magari la folle. nostra testa può fare o per ricostruirti una realtà, quindi per farti sopravvivere magari anche una cosa non solo che hai subito, ma in questo caso che hai fatto e il tuo cervello cancella per continuare a sopravvivere. Oppure il fatto che il cervello riesca invece a magari tenersi dentro questa cosa. Cioè, in tutti e due i casi è impressionante. Sì. Vabbè. Beh, Bene, comunque è insomma, sì, stato molto pesante, devo dire. non ci ho capito un cazzo. Sì, devo dire, è stato pesante proprio dal punto di vista del seguire le varie. Difficile questa. Nell'ultima fase qua è un po' pesante. Madonna. E nulla.
è vero, Mary, me lo chiedo anch'io questa cosa. Sicuramente succede, una volta che... Però quando non succede, perché non succede? Perché magari tu pensi... Cioè, secondo me tu sei comunque... Sei vivo. Sì, sei in carcere, però insomma sei vivo. Probabilmente anche un'altra cosa che fa l'animo umano magari è veramente non perdere mai la speranza, no? O un istinto di sopravvivenza, pensare magari... Beh, quello che è successo a Anna Maria Franzoni, sembrerebbe. No, dico, anche se non lo hai fatto... Cioè... No, che magari ti danno l'ergastolo e tu non confessi, diceva Mary... Quindi magari comunque, secondo me, è un meccanismo di difesa che magari il tuo cervello pensa, ma magari domani potrebbero cambiare le cose, potrei essere fuori. Cioè, io mi immagino una cosa del genere, cioè, no? Cioè, che speri sempre. Ciao, Nami, ciao. Esatto, no. Esatto, Mirko, sì. È angosciante tutto questo. Comunque... La cosa di cui si parla sempre poco, naturalmente poi in questi documentari bisogna ricostruire l'accaduto, il processo e tutto, però a me dispiace che si parli veramente poco della vittima, si faccia sempre un racconto sommario di quella, della persona che era. Poi si fa un casino intorno a tutti quelli che... Quando invece è la cosa più importante è il ricordo della vittima. Cioè che comunque alla fine di tutta questa storia l'unica persona che non c'è più è Sara e aveva 15 anni, cioè, ed è morta, non si sa neanche il perché, cioè non si sa neanche perché è morta, cioè non so. Non so. Ma infatti non ho capito, sarebbe spiegata male comunque. Cioè, bisognerebbe anche parlare con i giudici, capire cosa hanno pensato, non so, boh. E comunque io quando vedo la mamma l'ho sempre vista come se, non lo so, cioè ovviamente sa quello che è successo, ha perso una figlia, ma come se non si fosse mai resa a volte davvero conto di quello che è successo. Di quello che è successo e secondo me anche lei... Mentre di sé spera che Cosima non abbia fatto nulla. Ma sai cosa, secondo me fa proprio fatica... Come forse faremmo tutte ad accettare che questa cosa sia successa a casa di sua sorella. Sì. Cioè, è una cosa straziante. Cioè, probabilmente anche lei è un altro meccanismo. Si può provare, ma... Non so, forse guarderemo quello di Discovery. Mm. Che è sempre un po' stile così, la ricostruzione, insomma. E niente. Quindi questo è, ragazzi. Va bene. Direi che possiamo... Tu cosa vuoi fare? Sì, chiudiamo adesso. E domani ci dobbiamo svegliare presto. Io devo sistemare ancora altri video. Ci vediamo domani alle 18, come sempre. No, lo so, Mary, sì. Aspetta, quelli lì... No, quelli sono fatti benissimo. Sì, poi lui mi piace tanto. Certo. Beh, lui è un grande giornalista. Lo ascolto anche nel podcast. Vediamo. Magari se riusciamo a vedere quello. Io comunque me lo sono già segnato. È un rischio. Nel senso, lo facciamo e poi vediamo che succede. Sì, Jesse, Amore criminale, sì. È quello di Rai 3, no? Mi pare, intendi il programma, giusto, di Rai 3. Ma lo rifanno ancora un po', che, perché poi non avendo la tele qua a casa, cioè vediamo tutto dal computer, quindi vedo quello che voglio vedere. Però se avendo la tele ogni tanto fai dello zapping e ti ritrovi sui programmi. Però non mi ricordo, che devo fare la nuova stagione? Grazie Andre. Adesso magari ti facciamo... Buona stream e buonanotte. Facciamo un raidino, dai. Ah, vedi, ogni tanto lo rifanno, vedi, sì. Ciao Sakura. Ciao ragazzi, allora per chi sta andando, buonanotte. Grazie di essere stati qui, grazie delle sub, anche oggi tante. E mi sa che si è buggato un'altra volta lì. Perché? Eh no, mi sembra che già prima eravamo a 318, vabbè. No, stanno scendendo. Ah, ok. E quindi speriamo di continuare così questo mese. Col vostro supporto, beh, devo dire che come questa prima settimana di ripresa sta andando molto bene. Mm-hmm. Domani, ragazzi, magari ci vedrete un po' stanchi, ma ci vedrete. Non abbandoniamo. Sì, no, la nave. Perché domani dobbiamo fare la reaction all'ultima puntata di Ex on the Beach, raga. Poi dobbiamo girare altri contenuti in studio, ma cioè, per le 18 ci saremo e faremo la quinta di Dated and Related. Esatto. Quindi dobbiamo anche registrare la puntata. Facciamo adesso, forse è meglio. Fidati. Faccio ora. Grazie mille, raga. Grazie di tutto. Buonanotte. Buona giornata per domani. Salutateci Andre. State un po' con lui. Seguitelo. E ci vediamo domani alle 18. Va bene?
E questa crime la vedrete pubblicata su YouTube venerdì. Se tutto va bene. Se tutto va bene. E domani abbiamo fatto le prima cose. E seconda parte. Ciao Fede, oggi non ti ho sentita tanto. Ma prossimo caso, per chi non abbia sentito lunedì che abbiamo fatto un po' la programmazione del mese, prossimo caso vorrei trattare quello di Gypsy Rose, dato che è molto attuale perché lei è uscita dal carcere. Diventata, okay, pochi secondi, diventata sembrerebbe anche una star di TikTok. Ciao ragazzi, grazie Fede, a domani, ciao. Ciao.